Anche in realtà è l'ultimo di marzo ed è l'ultimo dei seminari est prima di maggio, anche se vi ricordo che abbiamo dovuto spostare per il seminario sulla produzione del legno, abbiamo dovuto spostare dove erano stati ideati all'inizio 4 relatori, 2 non sono potuti venire a causa dello sciopero e quindi li abbiamo rimandati al 6 di aprile. Quindi il 6 di aprile, per chi fosse interessato, c'è cioè l'ultimo seminario prima di una grande pausa di Est che riguarda la produzione del legno. Verranno Patrizia Rigotto del Museo del Louvre e Vittoria Essenzia Moros, che è un archeometra che lavora soprattutto sull'archeometria legata al legno. Oggi invece ho il piacere di presentarvi Massimiliano Nuzzolo, che si trova qui non solo grazie alla serie di seminari organizzati dall'Università di Pisa, ma anche grazie al contributo dell'Associazione Studentesca Volo, che ha finanziato questa conferenza. E Massimiliano si è finalmente è italiano, quindi non dovete più ascoltare l'inglese almeno fino a fine maggio, poi a fine maggio ci sarà un altro in inglese, però l'avevamo fatto in inglese la conferenza, non l'hai cambiata? No, siccome non sapendo la platea poi mi trovo di pronto, ho messo le didascalie in inglese. Quindi un po' di inglese l'abbiamo lasciato per continuare a torturare. Va bene. E, lui si è dottorato a Napoli e poi ha proseguito il suo percorso di formazione all'IFOU, quindi in Egitto, per un anno e mezzo circa, e adesso poi è andato alla Chan University di Praga per un anno per un progetto che riguarda la comunicazione, penso che di quello che si parlerà oggi, praticamente, e poi adesso per 3 anni è ricercatore associato in Egitto alla Chan University. Quindi penso che tutti voi conoscete o perlomeno avete sentito parlare di cosa si occupa dei templi solari della quinta dinastia, quindi è uno specialista dell'antico regno e ci parlerà appunto del suo progetto di ricerca che ha sviluppato il dottorato che poi ha continuato subito dopo e come al solito alla fine della presentazione se avete delle domande, curiosità, rimane a disposizione vostra. Se siete ancora vivi. Se siete ancora vivi. Allora, buongiorno a tutti, ringrazio chiaramente di essere venuti e ringrazio il collega e amico professor Gianluca Comiaci per avermi invitato, che per me è un piacere di tornare a Pisa, dove sono stato 5 anni fa qualcuno di voi del convegno. E mi permetto anche di ringraziare, lo dico tutto in apertura con dimenticati, sia la professoressa Rosanna Pirelli, alla quale devo moltissimo, sono stata la mia supervisore di mio dottorato e con la quale ancora lavoriamo, non è il sito di cui voglio andare a parlare, cioè la USISR. E soprattutto in ultima istanza, diciamo, visto che mi trovo a Praga, è del professor Miroslav Barta, che ha molto creduto, devo dirlo francamente, in me fin dall'inizio, già da quando ero a Napoli, e soprattutto poi mi ha voluto lì per prima di questo anno, diciamo, di corso di studio, che ha finalizzato la pubblicazione della mia monografia sui piani solari, che è il succo, diciamo, quello che dico oggi, e poi insomma, mi ha aperto un po' la strada a questo nuovo progetto di ricerca, vi parlerò proprio alla fine, perché è una cosa appunto che ufficialmente parte il 1° marzo, quindi è partita da neanche 3 settimane e viene appunto ancora indipendente e speriamo che possa dare dei risultati ovviamente interessanti. Più tantissimi altri colleghi che hanno lavorato con me chiaramente al tempo solare, ma citare che sarebbe anche lungo, loro sanno chi sono, quindi un mio ringraziamento a tutta l'Università di Napoli, a tutta l'equipe e il team dell'Università di Napoli e ora ovviamente anche a Praga e tra l'altro nelle nuove ricerche che faremo a partire dall'anno prossimo dovrebbero esserci anche dei membri dell'Università di Praga. Allora, vado subito al dunque, non prendo molto tempo. Il sito di cui parliamo probabilmente lo conosce già, molte cose non le do per scontate, le ripeto, magari sono cose che già ampiamente conoscete. Si tratta di Al-Musir, che è la necropoli legale della quinta dinastia. La quinta dinastia è un periodo abbastanza particolare, diciamo così, dell'antico regno, perché di solito ci siamo molto concentrati sulla quarta dinastia, che sapete bene, il periodo delle grandi piramidi di Giza, che è un periodo di Micelino e di tanti altri sovrani, e su quelle piramidi, in quel periodo si è scritto moltissimo. L'altro invece Al-Musir è stato un po' accantonato, un po' lasciato in secondo piano nella storia degli studi, come ora vi farò vedere anche gli esploratori di Al-Musir sono pochi, gli studiosi che sono occupati di Al-Musir sono sostanzialmente 5. Quindi rispetto alla storia di Giza o di Saqqara, che è la grande necropoli dell'antico regno, a partire dalla terza dinastia fino alla fine della sesta dinastia, Al-Musir è rimasta sempre un po' più marginale. E infatti, come vedete, questi sono i monumenti di cui andremo a occuparci. Io cercherò di parlare della quinta dinastia in generale, ma nella parte finale vorrei parlare della quinta dinastia attraverso le ricerche sui templi solari, perché il tempio solare, i templi solari, in qualche modo uno, quello di
Serrà, dove noi appunto lavoriamo attualmente, Commissione Università di Napoli, è un tempio molto interessante, tra l'altro l'unico perfettamente, quasi perfettamente conservato, che ci introduce moltissimo alla storia politica e architettonica della Napoli. Nella parte sud del sito, così come centrale del sito, ci sono le piramidi della città di Cantia, e sono quattro, Savara, Neferifica, Ranefer e Nusera, per dire in ordine cronologico. Nella parte nord invece si trovano i due templi solari, la lettera A e B sono Nusera e Userka, anche se vanno al contrario, Userka è il primo, Nusera è il penultimo che fanno sui templi solari. La zona, dicevo, non è stata mai al centro degli interessi, non particolarmente al centro degli interessi delle esplorazioni. La spedizione di Napoleone Bonaparte la toccò marginalmente, ricordarono sulla loro cartina, come ho segnalato qui, la presenza di piramidi in rovina e la presenza di una, scritta in francese, Eminence di Longlois, è una piramide, cioè una struttura che si pensa essere una piramide, che in realtà poi è il tempio solare di Nusera, si capirà poi dopo. E questo siamo nel 1800, alla fine del 700 e del 1800. Successivamente, due studiosi inglesi, Perrin e Pise, passano anche loro per Abusir, il loro interesse era principalmente di Fidel Sakara, e anche qui fanno una breve esplorazione dell'aria, una breve mappa. Anche loro pensano che il tempio solare di Nusera, che loro visitano ovviamente, sia una piramide, e la descrivono come una piramide, con una serie di errori conseguenti a questo. Loro avevano fatto, cosa che però gli si vede, un grosso buco nella parte nord del tempio solare, perché pensando che una piramide si aspettavano di fare l'ingresso in quella zona, sapete che le piramidi sono tutte accessibili a nord, e invece ovviamente non trovarono niente, quindi fecero più danni che meriti alla ricerca sui tempi solari. Da dove invece pochi anni dopo, da qui possiamo dire davvero inizia l'esplorazione del sito scientifica, il grande studioso esploratore, topografo, geografo Lepsius, nel 1842, pubblica questo primo volume dei Dead Meller, dei momenti dell'antico Egitto e della Nubia, dove lui appunto inserisce anche la descrizione delle piramidi di Abusir. E la prima, e questa è davvero una mappa straordinaria, la cartina, la mappa appunto di Abusir, dove vedete nella parte nord, cosa si vede il mouse, qui c'è il tempio di Nusera, qui c'è il tempio di Userka, e qui un'altra struttura molto interessante di cui parleremo per la fine. Qui invece il campo piramidale centrale, dove lui tra l'altro descrive come piramidi tutto, anche queste piramidine minori, in realtà queste piramidi non sono, erano veramente delle specie di mastaba per due dragoni, e anche questa struttura qui, che la troveremo anche dopo, che è la mastaba di Taxerxes, che era il visir e genero di Nusera. Chiaramente all'epoca queste strutture erano ricoperte ancora dalla sabbia, e lui non entra in nessuna delle piramidi, le descrive brevemente, e quindi le prende tutte per piramidi. Ma la sua mappa, la sua carta geografica è davvero straordinaria, per quanto l'accuratezza delle misurazioni che lui ha fatto, ne siamo di 1839, quindi si è inserito nel 42 c'è la pubblicazione. Successivamente, circa 50 anni dopo, Charles Morgan è un esploratore molto particolare, lui si è dedicato a tutto il Vicino Oriente, dall'Iran, passando per Susa, che era il suo grande scavo, dove lui era dedicato circa 20 anni della sua vita, e poi all'Egitto. E il suo interesse era principalmente anche qui nelle grandi piramidi, nei tesori regali. Charles Morgan è quello che ha trovato il tesoro di Dashur, delle principesse del Medio Regno, forse la sua scoperta più famosa, e ha fatto però anche questa enorme mappa della zona mentita, esclusa Giza, che all'epoca era ormai sotto, diciamo, la tutela degli americani, che erano gli anni in cui gli americani erano a Giza e poi iniziano la loro esplorazione, che arrivano negli anni 20-30, Reisner come principale esponente, e Jacques Morgan fa anche lui una pianta di Abusir, che come vi mostrerò poi alla fine, è molto meno accurata paradossalmente di quella di Lepsius, quindi mostra una serie di errori, una serie di non registrazioni, diciamo, dell'ambito dei siti che sono presenti. Però ha un vantaggio, diciamo, ha un altro vantaggio, che vi parlerò molto rapidamente. E nel 1902, dal 1902 al 1908, arriva a Abusir Gorka, che è l'archeologo tedesco, uno dei più importanti, tra l'altro, gli archeologi della storia dell'egittologia, a cui si lega il nome dell'esplorazione dell'area, perché tutte le quattro piramidi che noi appunto oggi conosciamo e tutte le varie tombe intorno alle piramidi sono state tutte scavate, esplorate, chi meglio, chi peggio, chi più brevemente, chi più intensamente, dallo stesso tedesco. Nel giro praticamente di 6 anni, quindi con campagne di scavo che tra l'altro per l'epoca prevedevano questi enormi misteri, Borca lo racconta nei suoi diari che aveva impiegato circa 6 anni di lavoro, circa 1500 operai, una quantità davvero enorme di lavoro, anche perché ovviamente come potete immaginare in 6 anni per scavare tutto questo bisogna andare con una certa fretta. Questo per esempio, avete detto Lorenzo, non ne parlerò di questo, ma diciamo così, gli fece sfuggire di vista lungo la rampa della piramide di Saura una serie di blocchi decorati che sono stati poi per caso ritrovati nel 1994 da Zaki Awas e poi successivamente.
pubblicati dei blocchi straordinari che ci hanno dato delle informazioni eccezionali su quella che era la storia delle vicende familiari di Saura, e anche di questo ne parleremo dopo, lo accenno poi, ne parlerò dopo. Alcune foto dell'epoca, e questo vi fa vedere anche questi grandi blocchi che vengono poi movimentati, spostati. Molto del materiale, purtroppo, che Borca ha trovato da Musilo fu portato poi a Berlino, e molto di questo materiale non esiste più, perché Berlino è stata pesantemente bombardata durante la guerra mondiale, per cui per esempio circa 80% dei rilievi del tempo solare, che vi farò vedere, alcuni sono, vi farò vedere in disegno, che purtroppo appunto, non ci sono più blocchi originali, sono stati perduti. Questo è un grandissimo peccato, ma magari questi blocchi originali, solo quelli che invece erano al Cairo si sono salvati paradossalmente. Lui aveva lasciato al Cairo quelli che lui teneva minori, di quelli meno interessanti, meno importanti, che sono sei, e che oggi però possiamo ancora vedere, studiare e vedere anche come erano colorati, in aspetto anche artistico. Da dove invece quelli di Berlino sono andati tutti completamente distrutti. Prima di iniziare con l'esplorazione del 1902 delle piramidi Abu Sir, Borca era stato tra il 1898 e il 1901 al tempo solare di New Serra, e aveva iniziato da lì la sua esplorazione molto giovane, appena trentenne, la sua esplorazione del sito, con la partecipazione tra l'altro di altri studiosi straordinari come Heinrich Schäfer e Gerd Müller. Müller è quello che ha fatto, tra l'altro, il dizionario e la monografia sulla storia arco, quindi un altro dei pilastri comuni dell'egittologia, che sono tra l'altro quello Müller è quello sul fianco a Borchardt, quindi alla Borchardt, e Schäfer invece questo da quest'altro lato, e poi gli studiatori, non si sa bene chi fosse, probabilmente provenienti dalla Germania, che erano appunto già all'epoca c'era una sorta di turismo d'élite, chiaramente, che andava a visitare i siti scavati per il re, che all'epoca chiaramente era sotto legge della Russia. Alcune foto dell'epoca, ve le faccio vedere brevemente perché poi ci torneremo, e purtroppo se siete memorizzate vedrete che il tempio non è più nelle condizioni che ho visto poco, alcune cose sono danneggiate, purtroppo soprattutto nel 2012, dopo l'ultima rivoluzione, sono stati parecchi danni, in cerca di non si sa cosa, ma a volte sono delle devastazioni un po' fine a se stesse, che insomma noi speriamo di poter poi restaurare se i fondi arriveranno. E infine l'ultimo esploratore della zona è Herbert Fricke, che era un po' la promessa del delfino, per dire, quasi di Borchardt, che nel 52 e 55 esplora l'altro tempio solare, quello di Userkraft, che era stato un po' lasciato a margine. E come vedete già da questa unica foto che vi ho regalato, non ci sono moltissime foto paradossalmente, ci sono molte più foto di Borchardt dello scavo del 1898, ma non di quelle di Fricke del 52, che non si capisce bene perché non era evidentemente un po' allergico alla fotografia, e non ha usato quasi per nulla la fotografia per documentare i suoi scavi, l'altro invece ha lasciato moltissime piante, moltissima documentazione, diciamo, squisitamente archeologica e architettonica. E come vedete già però da questa foto, lo stato di conservazione del tempio è estremamente diverso da quello di Giuseppe Serrato, vi farò vedere anche il tempio come oggi, è molto molto più devastato. E di recente, ma questo non l'ho citato perché sono ancora vivo, mi sembra brutto mettere foto di persone ancora vive, il professor Werner dell'Università appunto di Praga, che dirige gli scavi della tutta la zona, diciamo, delle tombe minori della necropoli centrale di Abusir, che non sono state scavate se non molto brevemente da Borchardt. Una missione invece più recente, che è quella appunto del mio tutor praghese, il professor Miroslav Barta, si occupa della zona sud di Abusir, che è chiamata sud Abusir, ma in realtà è quasi a Saqqara, che è vicina all'entrata del sito di Saqqara, dove ci sono tombe private. Una missione recentissima che è stata aperta nel 2001, poi con una serie di, diciamo, di blocchi per qualche anno, e ripresa a pieno ritmo nel 2009, quindi stiamo parlando di risultati freschissimi. Avrete forse letto l'anno scorso che hanno dato una barca, una nuova imbarcazione in legno, una delle più grandi barche conservate in legno, non legale, perché era attaccata ad una massa di privati, ma di questo ovviamente non sono autorizzato a parlare, perché si tratta di scoperte nuovissime e non potrei potuto parlare molto meglio. Questi studi hanno permesso di riassumere un po' brevemente, o che ho riassunto, vi faccio scorrere rapidamente, quelli che sono i valori e il significato dei tempi solari. Un aspetto in particolar modo mi sembra interessante, di questo poi che andrò anche a parlare, è il valore dei tempi solari. Si è dato ai tempi solari un valore, un'interpretazione principalmente funeraria, per il semplice motivo che i tempi sono sulla riva ovest. Come sapete, tutto quello che è sulla riva ovest di solito ha un valore funerario. Il problema è quello che noi vogliamo, e queste sono alcune delle definizioni che hanno dato vari studiosi, a partire da Kaiser, che è lo studio principale dei tempi solari ancora tutto attuale del 1956. Quello che si intende per mortuario, perché laddove noi per mortuario possiamo intendere un monumento dedicato all'aspetto funerario del sovrano, come le piramidi, altri studiosi, mi piace appunto ricordare soprattutto le citazioni di Kemp e di Arnold, mettono in luce come l'aspetto funerario, quando noi parliamo di funerario, di monumento funerario, stiamo in realtà travisando quello che è
il significato reale di questi monumenti per gli egiziani. Laddove, come dice appunto Arno, io voglio leggere nella seconda citazione, il termine mortuario non cattura che un aspetto di un insieme di significati molto più vasto, che poteva avere moltissime sfaccettature. Per esempio, alcuni studiosi oggi tendono a definire le stesse piramidi dei memoriali per il faraone, più che un monumento funerario, per il culto funerario. Quindi quello che doveva essere in realtà funerario doveva essere eterno, cioè doveva durare per sempre. Ma è evidente che molti di questi monumenti, in particolar modo dei tempi solari, venivano usati già quando il re era vivo. Tante però che si consacrava, quello lo vedremo nella Pietra di Palermo, il tempio di Userkap viene consacrato dal sovrano durante il suo quinto anno di regno, e lui ha regnato circa una decina d'anni, quindi siamo a metà quantomeno del suo regno, e quindi è evidente che il tempio fosse già usato, a differenza delle piramidi che ovviamente andavano in uso poi dopo la morte del faraone, i tempi solari devono essere già in uso durante il regno del faraone. Quindi già questo ci dice che il loro valore non può essere solo funerario, ma ovviamente deve essere diverso. E però è interessante notare come gli stessi Arnold e Kemp, che erano appunto, ci mettono giustamente in guardia dal valore semplicemente funerario di questi monumenti, poi non hanno più di tanto queste considerazioni nei tempi solari, perché Arnold addirittura liquida veramente come delle installazioni indipendenti dedicate al culto solare, che ovviamente è vero, ma non è solo quello, come andremo a vedere. Ho fatto subito con la descrizione di questi monumenti. Sono un po' modellati dalle piramidi, quindi come lo sapete, la piramide è costruita a parte dalla piramide in sé, da un tempio superiore, da una rampa e da un tempio a valle, su cui in realtà molto si è detto, ma il significato specifico di questi tre componenti non è tutt'oggi chiaro. Soprattutto a che cosa deriva il tempio a valle, non è assolutamente chiaro. Nel caso del tempio solare forse qualche indizio lo abbiamo, poi ne parleremo, ma per le piramidi già la situazione è più complicata. Nella Pietra di Palermo, questa è la cosa interessante, vediamo che il tempio, purtroppo la foto è presa dall'unica pubblicazione in cui c'era una foto della Pietra di Palermo in quella discesa del 1902, qui in basso, quindi, se riuscite a vedere con il mouse, c'è questa struttura fatta con una specie di basamento molto elevato, che doveva essere grosso modo la forma che veniva data al tempio solare nella prima fase costruttiva. Però noi sappiamo dagli scavi che fatti da lì che a un certo punto, intorno alla quinta compra del bestiame, quindi si tratta del decimo millennio di qualche sovrano che non è menzionato, al tempio si aggiunse una specie di stendardo di palo verticale. Non è ben chiaro se questo palo raffigurasse precisamente quello che doveva trovarsi sopra questo basamento o se fosse una forma stilizzata di ieratico per indicare l'obelisco. Per cui lo studioso lì che poi ha ipotizzato una costruzione di questo genere, quindi con un basamento piatto che corrisponde a quello che avete visto nella Pietra di Palermo, e con questo obelisco, la cui dimensione è totalmente ipotetica, perché ricche di questo obelisco non ha trovato nemmeno una singola pietra. Quindi o lo hanno completamente smontato, questo è un problema molto importante per conservare, o evidentemente questo obelisco non era così, era più piccolo, era certamente fatto magari in materiale diverso e non tutto granito come computatori, che non lo sappiamo, sono varie ipotesi ancora tutto aperto. Quello che è evidente è che dalle evidenze archeologiche di questo obelisco non rimane assolutamente nulla, mentre invece rimangono le evidenze abbastanza chiare del basamento di cui obelisco. Si potrebbe anche ipotizzare che ci fosse un vero e proprio palo, in una struttura evidentemente di materiale anche deperibile, o magari una specie di piccolo obelisco monolitico, come quelli che conosciamo su un'epoca più tarda, ma dimensioni molto ridotte, che poi chiaramente è stato asportato e per questo non è rimasto nulla, però lo vedremo dopo. Come vedete da questa foto aerea del tempio, oggi rimane praticamente nulla, lo vedete qui in basso, con le piramidi sullo sfondo, e queste sono alcune foto che rapidamente vi faccio vedere per documentare lo stato di devastazione. Quello che però si nota è l'uso di materiali pregiati, ci sono grandissimi blocchi di quarzite. Questo è praticamente un blocco che è circa 4 metri, ora è completamente conficcato nella sabbia, ma io lo descrivo perché la foto risponde perfettamente alla descrizione, è circa 4 metri, deve essere un blocco molto grosso, e non è ben chiaro tra l'altro se potesse appartenere all'obelisco o alla struttura, perché se apparteneva all'obelisco non aveva un obelisco dovrebbe essere verticale, come potete immaginare, quindi la pendenza deve essere pari quasi alla vasta, laddove invece questo è molto più inclinato, sono circa 72 gradi. Per cui lì che immaginava che facesse parte del basamento con la forma di mastaba, o altrimenti dovrebbe essere una parte dell'obelisco, però con una pendenza diversa, sembrerebbe più una piramide, un po' di piramide, più un obelisco del proprio. Comunque, queste cose chiaramente è difficile poterle chiarire o poter dare una risposta definitiva senza andare a fare un nuovo scavo eventualmente nella zona, cosa che al momento non è nei nostri obiettivi. E altro materiale molto interessante che è un po' sparso ovunque, lo vedete qui sotto, è il granito. Quindi tutti i materiali di granito quarzite che richiamano il sole, richiamano l'aspetto del culto solare, già in questo periodo, e ovviamente come sapete tutti gli obelischi dell'epoca del Novecento sono tutti fatti di granito,
laddove gli obelischi però probabilmente dell'antico regno potevano essere fatti anche in quarzite, lo vedremo dopo, un'altra foto sempre in quello stato di conservazione, qui un ceppo che è stato, che sembra un ceppo tondo fatto per ospitare una colonna, in realtà no, è stato tagliato, segato successivamente per utilizzarlo come essere molto grande, non sappiamo se in epoca antica, in epoca romana, ci sono anche, sono state trovate anche dei frammenti di ceramica in epoca romana, quindi sicuramente anche in epoca romana il sito è utilizzato come una cava, una vera e propria cava di pietra, motivo per cui poi anche nel tempo solare moltissimo è stato chiaramente asportato. E l'aspetto, diciamo, la cosa più interessante è che nel tempio a valle sono state trovate, è stata anzi si è trovata una testa del sovrano con la corona del Basso Egitto, questo vedete qui, in scisto, una testa molto bella, non troppo grande, circa 45 cm, che sta al Museo del Cairo e che faceva parte sicuramente di una statua del sovrano, quantomeno ci deve essere un'altra statua del sovrano con la corona dell'Alto Egitto e forse altre, in ogni caso ricche ipotizza che ci fossero delle cappelle perché le ha trovate al museo archeologico, 5 o 7, più probabilmente 5, comunque delle cappelle di culto, cosa evidentemente strana perché nei tempi a valle, per esempio delle piramidi, cappelle di culto nelle statue del faraone non ci sono quasi mai, quindi questo ci dà già un indizio su come poteva, su che cosa, qual era la funzione di questo tempio a valle, di cui appunto lo avremo dopo, però vi faccio intanto vedere la somiglianza con altri templi che ci potranno indizio. Il tempio a valle che sappiamo è questo al centro, questo a destra è il tempio di Khefren, il tempio superiore, quello attaccato alla piramide. Questo qui invece a sinistra è il tempio di Nehru, che è il tempio che comunemente si chiama tempio a valle, in realtà non è un tempio a valle vero e proprio, perché poi la rampa continuava verso un altro tempio a valle, quindi questo è una specie di tempio intermedio, che ancora non ha un nome specifico, ma Stalemann, che lo ha trovato da moltissimi anni, lo ha definito il tempio della festa sempre. Ricordatevi questa definizione perché poi ci torneremo dopo. E anche qui vedete che ci sono delle cappelle di culto per le statue del sovrano, e qui c'è lo statue del sovrano con la corona dell'Alto Basso Egitto, sicuramente perché ne sono state trovate due. Uno spazio aperto non ben chiaro, e qui spazi con camere che trovate anche qui nella ricostruzione antica, e probabilmente dovevano avere raffigurazioni, scene della festa sempre, quindi tutto legato alla celebrazione della festa sempre e al culto delle statue del sovrano. Passiamo invece al tempio di Userra, che si trova appunto un po' più a nord, qui chiaramente il tempio viene conservato, la struttura del tempio è più chiara, ma come vedremo, la definizione degli ambienti, degli specifici ambienti del tempio, non è assolutamente chiara. Vi faccio vedere con le foto e vi faccio invece vedere ora le foto attuali. Come vedete, come il basamento di questa struttura che deve ospitare quell'obelisco è molto più integrato. Queste due pietre, per esempio, di granito che vedete qui all'entrata di quella che si chiama la cappella, all'epoca di Borgard erano in piedi, erano stanchi, ora sono ovviamente cadute. E molti altri blocchi, se facciamo una comparazione delle foto, tutto questo lato nord, che già vi avevo detto, era stato investigato, diciamo così, da Bene, dice, è molto molto degradato, sta proprio rischia davvero un collasso giorno dopo giorno, quindi bisogna intervenire in maniera forte con qualche restauro. Il lato sud presenta un enorme crollo di blocchi, questo qua è di epoca antica, ma è una cosa recente, c'era già un po' di acqua di porta, perché facevano sicuramente parte della struttura di rivestimento, perché come vedete nella foto c'è una parte interna di blocchi più grezzi e la parte esterna che è di calcare liscio e ripiegato che doveva poi chiudere tutta la struttura. E da sud, la parte sud, tra l'altro, è ancora più degradata perché poi nel tempo ci hanno accumulato questa specie di rampa, che questa rampa di sabbia che vedete qui, che sicuramente è una rampa di smontaggio, quindi c'era già appunto l'epoca di Borgard, che serviva a portare via dal lato sud, quindi a fare scivolare dal lato sud dell'ovest, a far scivolare tutti i blocchi verso la valle, lì la pendenza verso la valle è molto forte, quindi favoriva una discesa quasi naturale dei blocchi. Ecco, come è fatta l'architettura della punta di Nazia? Se avete presente, il tempio solare è perfettamente identico alle piramidi, quindi ci può dare un'indicazione molto precisa. Se avete presente i blocchi di Giza, le grandi piramidi fatte a blocchi squadrati, poggiati l'uno sull'altro a secco, senza malta, ecco, dimenticate di tutto questo perché i templi e le piramidi della quinta dinastia sono fatti in maniera completamente diversa. Hanno, come vedete anche qui dalla foto, una struttura con muri importanti che si intersecano, quindi che fanno da ossatura della struttura. E al centro, come vedete nella foto a sinistra, vedete che ci sono grossi blocchi messi anche in diagonale tra loro, che fanno da ossatura della struttura, e al centro blocchetti più piccoli, fatti piccolissime dimensioni di calcare grezzo, addirittura riempiti poi con sabbia, quindi una specie di emberton, lo potremmo chiamare in termine greco, che non è proprio la stessa cosa, insomma, cioè, si avvicina moltissimo, che chiaramente prendeva questa struttura dal punto di vista della resistenza nel corso del lungo periodo molto meno resistente rispetto alle piramidi di Giza, che infatti sono ancora tutte lì ben conservate, e i tempi solari rimane poco, le piramidi anche lì, comunque le strutture sono molto molto degradate. E all'esterno, chiaramente, invece, una grossa struttura di calcare fino alle pigate di dura,
e alla base, questo lo chiamiamo Google Maps, un solo livello di granito, che ancora si vede, l'avete visto anche la foto iniziale, che è ancora abbastanza per una penna conservata, che è poi quello che regge la struttura esterna del rivestimento. Blocchi angolari sono questi della foto, che oggi sono ovviamente collassati. All'epoca di Borca almeno uno era in loco, oggi invece si trova giù, quindi è caduto, anche questo non si capisce bene se è buttato giù o se è caduto naturalmente. E qui vedete ecco, molto bene, come dicevo, grandi blocchi di calcare, sì, di calcare grezzo, intramezzati da pietrame, sabbia, quindi chiaramente una struttura molto meno solida, con tra l'altro dei frammenti di granito che vedete in vari punti, che potrebbero essere, vedete qui un piccolo frammento di granito che si trova, questi siamo già a 6 metri d'altezza, non può certo venire dal basso, quindi questo deve essere parti evidentemente dell'obelisco che poi è collassato e sono rimaste a metà altezza in altri punti della struttura. Ecco, come era fatta la struttura? Secondo la costruzione di Borchardt c'era questo grosso obelisco un po' tozzo di circa 56 metri, un obelisco era di 76 che poggiava su un basamento di 20 metri, quindi in tutto 56 metri, con una pendenza per il basamento di 76 del mica doppi e di 81, quindi quasi verticale appunto per l'obelisco. Ovviamente 81 intendo l'obelisco, non il piramide, ma ovviamente è una pendenza molto diversa. Del quale il piramide però porta non ha trovato nessuna evidenza, quindi su questo dobbiamo ragionare un po' per altre ipotesi. Come ha calcolato di questa dimensione? Poi ne parlerò. Questo è un aspetto che magari posso darvi un po' noioso perché è molto tecnico, però in realtà se andiamo a vedere come lui ha calcolato questa struttura e qual è la portanza di questa struttura sul terreno, vi renderete conto che andiamo a vedere che la struttura non può assolutamente reggere. Lui aveva calcolato la struttura, che non è un errore, non è una cosa che possiamo giustificare, nel 1898, quando non c'era nessun altro tipo di esempio di questo genere, e soprattutto quando si conosceva poco anche delle strutture delle stesse piramidi. Immaginate che lui ha scavato prima il tempio solare e poi le piramidi di Abusivo Contigo, quindi ovviamente sapeva ben poco dell'articolo della Monte Dinastia. Ha ipotizzato che, come lo stesso tempio era disegnato, vedete qui su un blocco di granito che si trova lì nel tempio, siccome il geroglifico di solito rappresenta in maniera più o meno stilizzata quella che è la forma del monumento, facendo una proporzione tra il basamento e l'obelisco, se il basamento è un terzo e l'obelisco è due terzi, puoi immaginare che una struttura fatta allo stesso modo. E facendo un calcolo abbastanza approssimativo, mi sono usciti questi 56 metri, quindi 20, come vedete, 36 per l'obelisco. Però c'è un problema: oggi la struttura arriva a 12 metri e mezzo, che se non vuol dire dovrebbe essere data anche 100 metri, teoricamente. Il problema è di carattere tecnico. Tra l'altro, vedete che la differenza. C'è una differenza molto materiale dalla parte sommitale è caduto, anche tutto questo materiale qui in questa zona oggi non si trova più, quindi è completamente degradato. La prima cosa che hanno fatto è chiaramente una vasta campagna topografica di sape e di laser scanner che ci ha dato poi quello che è stato di fatto diciamo, della struttura, ma soprattutto la cosa interessante è questa, ecco, facendo un semplicissimo calcolo strutturale, quindi vedendo quello che si chiama la portanza, cioè quanto pesa tutta questa struttura immaginata della volta sul terreno, immaginando, ricordatevi che la collina su cui si trova il tempio di Nusera non è totalmente naturale. Una parte è una collina rocciosa naturale, alta circa 35 metri, e un'altra parte invece è artificiale. C'è un enorme terrapino che Nusera fece costruire per proprio contenere questa struttura, e quindi ha una portanza diversa rispetto alla collina rocciosa naturale. Facendo un calcolo banalissimo che ci ha fatto un architetto, non siamo in grado di fare queste cose così complicate, ci ha calcolato che ci sarebbe stata una portanza sul terreno di circa 5,26 kg, come vedete, per centimetro quadrato, che significa che diciamo, la struttura era molto molto ai margini, poteva teoricamente reggere, perché la portanza del centimetro quadrato su quel tipo di terreno arriva fino a 6 kg, quindi poteva teoricamente reggere, era molto molto pericolosa, diciamo così, nella struttura, e soprattutto, essendo una zona molto ventilata, esposta appunto a questa ventilazione, e tra l'altro una zona che, in cui sappiamo che sono stati anche degli eventi sismici, non era quella di Serrano, sicuramente, ovviamente, chiaramente è una struttura molto rischiosa. In più c'è da dire un'altra cosa, che la piramide di Userà è alta 52 metri, laddove l'obelisco arriverebbe a 56, cosa che a me chiaramente fa un po' difficile, perché insomma la piramide è il monumento principale del Solano, quindi avrebbe fatto costruire un obelisco più alto della sua stessa piramide, che tra l'altro l'obelisco si trovava anche sulla lunetta, laddove la piramide si trova invece impossata, una specie di abbandonamento centrale della zona del Musil, quindi erano totalmente sproporzionati, e a me questo non sembra perfettamente plausibile. In più, vorrei ricordare che, come ho segnato alla fine, l'ultima scritta, la piramide di Snefru, che ha, come sapete, la piramide di Snefru è fatta a doppia pendenza, quella romboidale, ha una pendenza iniziale di 54 gradi, a un certo punto fu cambiata perché la pendenza era troppo inclinata, quindi immaginatevi che eravamo a 49 metri di altezza quando viene cambiata questa pendenza. Però che la piramide è diversa, perché è una base più larga, tutto quello che volete, però è evidente che era una struttura molto pericolosa, cioè una punta tecnica, tant'è vero che l'hanno potuto cambiare in un altro modo. Laddove invece qui era in una struttura di 36 metri, comunque molto alta, 81 gradi di pendenza.
si rende conto che diciamo, ci sono dei problemi tecnici che all'epoca di Porta potevano sembrare minimali, invece dopo tutto lo studio diciamo, successivo di altri piani ci sembrano molto più complicati. Quindi bisognerà poi capire come poteva essere fatto questo disco. Abbiamo fatto alcune ipotesi, ma siamo ancora nel campo delle ipotesi. Grazie alla campagna della Sescanner, ci siamo posti anche il problema di tipo se ci potesse essere un disco nuovo di tipo quelli per i tecnici del Moreno, sulle foto di Roma, sulle tali di quali obelischi intendiamo, chiaramente non immaginiamo una dimensione così alta, un obelisco più piccolo, quindi potremmo immaginare o una struttura più contenuta, sempre fatta di blocchi di calcare e di granito, quindi non monolitico, tipo questa che abbiamo immaginato con un paio di gruppi, o addirittura un unico grande monolite centrale, fatto per esempio anche in quarzite, non per forza in granito. Sappiamo per esempio che ad Eliopolis, nello stesso periodo della sesta dinastia, ci sono degli obelischi fatti in quarzite, che non sono così alti, perché il più grande è da circa 12 metri, quindi non sono quelli del nuovo regno, ma sono certamente monolitici, quindi potrebbe essere anche questa idea, diciamo, di lavoro da poter porre su questo basamento, anche se pur vero che il basamento è molto largo, quindi rimarrebbe uno spazio molto ampio intorno al disco per girarci intorno, per farci rituali, non lo sappiamo, anche perché i testi al riguardo non ci dicono assolutamente nulla. E quindi abbiamo provato a immaginare, lo faccio vedere giusto per darvi un'idea, come potrebbe essere, ecco, a differenza, questo è quello immaginato da Borchardt, questo è quello che potrebbe essere più, più fattibile, con circa 15 metri in meno e quindi una portanza sul terreno molto molto minore. Però vi ripeto, siamo nell'ambito delle ipotesi, sono tutte ancora da verificare, e soprattutto mancandoci completamente un frammento dell'obelisco, un ricambio di inclinazione quasi verticale o del piramide, ovviamente è difficile poter dire qual è la loro parola. Diciamo che per l'obelisco fosse di userà più che per quello di userà, possiamo immaginare una struttura di questo genere, quindi un basamento. Un obelisco fatto di blocchi, ma non troppo alto, nel giro dell'ambito di una ventina di metri. Ecco, vado ora invece a parlare di alcuni ambienti del tempio. I nomi che vedete sono nomi, diciamo, convenzionali, che solo in parte rispondono a quello che è la reale funzione. Magazzini, questa parte nord, grande e piccolo macello, vedremo che invece non sono macelli, altare, cappella e camera delle stazioni. La cosa interessante è che faccio notare che nel tempio solare, come sempre, l'asse è est-ovest, quindi orientato sul posto del sole, non ci stupisce che non c'è arriva dal sole, però ci sono due parti fondamentali, una a nord e una a sud. Quella a nord, al di là delle funzioni che avete fatto vedere, è fatta soprattutto per le offerte, quindi per la parte dei doni, del cibo, quindi diciamo tutto quello che deve essere offerto al punto solare. Invece la parte a sud è fatta soprattutto per il faraone, potrei dire, ed è fatta perché è decorata, come dicevo prima, decorazioni, per la rigenerazione simbolica della regalità, quindi la testa sede e la camera degli statuti. Ora vi faccio vedere bene i dettagli. E poi dell'altare della barca solare all'esterno. Allora, gli ambienti più pubblici, che sono tra l'altro anche quelli che dal punto di vista volumetrico occupano più spazio, sono il cosiddetto piccolo e grande macello. Oggi lo stato di conservazione di quest'area, i bacini di fondo, tutta quest'area centrale, è l'area occupata da questo grande macello, anche qui, purtroppo lo stato di conservazione non è perfetto, si conserva una buona parte del pavimento, ma niente più, non è nemmeno chiaro che fosse una parte che un'area che poteva avere una copertura, o se invece a cielo aperto, come sembra più probabile. Ecco, se avete un'altra foto, vedete che il pavimento di questa struttura era scanalato ed era collegato, anche qui, ed era collegato ai bacini che si trovano, questi bacini che voglio vedere la cosa, si trovano sul fondo, eccoli qua. Ognuno di questi bacini aveva un'apertura e doveva essere veramente collegato al pavimento scanalato. Secondo l'ipotesi di Borchardt, le vittime sacrificali, quindi le bovine da macellare, da sacrificare di sole, venivano portate all'interno, perché avevano messo anche una ricostruzione, ecco, sì. Venivano portate, vedete qui in basso, ci sono degli uomini che portano queste bestiame all'interno del tempio per sacrificarlo su questo spazio aperto. Ora ci sono due problemi, sia di solito che si sacrifica all'interno del tempio non si faceva uno spazio consacrato, sia le entrate del tempio, cioè questa dalla rampa e quella interna, sono un metro di larghezza. Quindi è assolutamente impossibile che il bestiame potesse essere fatto passare attraverso una porta di un metro di larghezza, e oltre al fatto che sarebbe praticamente scomodo, non ci sono altre entrate secondarie se non questa, che però è fatta sul terrazzamento, quindi questa non poteva essere usata certamente da bestiame, quindi risulta davvero molto complicato poter portare delle vittime all'interno del tempio. Quindi potremmo certamente scartare queste ipotesi. Se si portavano delle vettovaglie, come anche la carne già macellata da offrire evidentemente al chiusura. E dove si potevano fare queste offerte? In questi spazi, quindi in questi bacini, su questo pavimento scanalato, dove probabilmente più che appunto sgozzare, quindi per poi purificare
e con il sangue delle vittime si doveva evidentemente passare l'acqua lustrale che era legata a tutti i rituali di purificazione. E fra l'altro sappiamo bene che uno dei compiti principali, delle parti principali dei sacerdoti che lavoravano nel tempio solare erano i sacerdoti Wab, cioè i sacerdoti legati alla purificazione, quindi possiamo immaginare che questo fosse proprio uno dei loro compiti. La cosa, questi bacini che sono in alabastro, purtroppo la foto non si coglie meno il materiale, ma l'alabastro bianchissimo, davvero bello, in qualità sono tutti monolitici, sono tutti un unico blocco squadrato, con queste decorazioni ai lati molto particolari, su cui poi dirò dopo, sono 9 ancora conservati, probabilmente dovrebbero essere 10, come il numero dei magazzini che si trovano attaccati, e sul lato nord del tempio ci sono altri, oggi sono 7, ma ovviamente dovrebbero essere 10 bacini, un po' diversi, perché ognuno ha 3 aperture, non una, e sono fatti in calcare, cioè il più grezzo non è l'alabastro che abbiamo visto prima. Volta ad immaginare entrambi, come dicevo, una funzione di macello, un mattatoio piccolo, un mattatoio grande, secondo la sua ipotesi, uno era dedicato a Dio, l'altro alla Dea Hathor, ma è un'ipotesi sicuramente appunto potente, non è teorica, perché non ha nessun tipo di riscontro. Negli scavi invece, questo ci dice che questa ipotesi potrebbe sbagliare, negli scavi degli anni 80, della piramide di Nefrefra, fatti appunto dalla Charles University di Praga, dal professor Werner, hanno trovato l'esempio, uno dei primi, uno unici dell'antico legno, di un vero e proprio mattatoio, di macello, attaccato alla piramide, dove hanno trovato non solo ossa di animali grandissime, quindi fanno capire che si facevano i sacrifici, ma soprattutto delle basi, dei bench, in italiano, dove si sacrificava delle tallofere, diciamo, dove si sacrificavano appunto gli animali, con addirittura anche i coltelli rituali che sono stati trovati in gran numero, e hanno quindi ipotizzato che si potesse trattare di un vero e proprio macello, finché addirittura hanno poi trovato in basso anche un frammento di papiro, questo era uno strumento più recente, degli anni 2000, che sono stati pubblicati di recente, i papiri usciti della piramide di Nefrefra, non quindi della piramide di Nefrefra, che sono l'altro grosso gruppo di papiri, che ci dice che il macello era chiamato in questo modo, per Mehmet, quindi ha un nome specifico. Nel tempio solare invece, questa è la cosa interessante, su uno dei bacini, lo stesso porto, che poi l'abbiamo ovviamente studiato anche noi, aveva trovato questa iscrizione, che ovviamente nel 1898 poteva andare bene. Secondo lui questa, che è Wabet Nesut Gesper, così lui la traduzione del lato a sinistra, era il nome del macello. E Wabet lo intendevano come ovviamente un luogo di sacrificio, di purificazione, quindi anche di macellazione. Questa è l'iscrizione originale, vedete in basso una foto, e già dobbiamo dire che ci sono alcuni errori, perché non è Wabet Nesut Gesper, ma è Wabet Gesper per Nesut. E quindi è una cosa diversa, perché la per Nesut è l'amministrazione centrale, e la Gesper è una struttura ancora molto molto enigmatica, non sappiamo, non siamo già a dire cosa sia, però ci interessa tutto il primo termine, la Wabet. La Wabet di solito è l'edificio, una struttura che si trova spesso anche attaccata ai tempi delle piramidi, dove si faceva ribalsamazione, quindi per i corpi dei detenuti, o alternativamente è una parte, un'officina potremmo dire, che si trova all'interno dei templi per la produzione di oggetti di culto. Quindi dobbiamo immaginare che, siccome dobbiamo scattare dell'ambito funerario, certamente non si poteva fare della situazione all'interno del tempio, dovesse essere una struttura di purificazione, quindi Wabet, di consacrazione di oggetti rituali o di cibo, appunto di offerte alimentari, per evidentemente per il culto del Dio Sole. E addirittura quando questi graffiti si trovano comunemente in tantissimi altri momenti, non ci dicono quella che è la funzione dell'oggetto, perché quando immaginate che questo oggetto esce dall'officina, viene mandato sul posto X, quindi al tempo sarà, e quando chiaramente si facevano queste ispezioni come ancora oggi si fa, si metteva una sorta di etichetta, potremmo dire, che si incideva di solito su questi oggetti, e tra l'altro questa etichetta poteva essere evidentemente, questa scritta poteva essere evidentemente legata e levata in maniera più visibile, e ci diceva dove doveva andare questo blocco. Quindi questo blocco deve andare nella Wabet Gesper per Nesut. Ora bisognerebbe capire bene, e questo purtroppo non è molto semplice perché non abbiamo altri paralleli, che cosa in questo caso specifico del tempio solare potrebbe essere la Gesper. Secondo me la Gesper in questo caso specifico potrebbe essere il nome del magazzino, quindi della grande zona di magazzini di storico che si trova a fianco alla zona offerta, e che sono 10, esattamente come il numero dei bacini, quindi sembrano evidentemente correlati. Quindi potrebbe essere una grande zona di offerta, comunque di purificazione, non di macellazione, quindi quantomeno possiamo scartare questa ipotesi originaria. Riscavando di recente, questa fa parte di tutta una campagna del 2015, il credo dei bacini, come vedete nella parte sullo sfondo, la trama muraria è molto diversa. Che avete dei blocchi più o meno regolari, poi improvvisamente avete questi grossi blocchi, lo vedete molto chiaramente, e poi la trama muraria continua. Già qualche altro detto, probabilmente c'è un altro tempio, che misurerà a poi inglobato. Ma la cosa interessante è che andando a scavare in mezzo a questi due bacini, abbiamo ritrovato una soglia molto bella di calcare, come vedete qui c'è proprio il carne nella porta, che sicuramente doveva far parte dell'accesso principale, che vedete che sono praticamente linee.
Quindi sicuramente questa struttura ci testimonia, anche la soglia un po' di più, che c'era un tempio, una struttura, qualcosa di precedente, che Nuserra, evidentemente, aveva trovato e aveva poi inglobato nel suo nuovo tempio. Che fosse un altro tempio solare, un'altra struttura di altro genere, non lo sappiamo, ma è probabile che fosse un altro tempio solare, perché come lo dirò alla fine, noi abbiamo le citazioni dei testi di 6 tempi solari e ne abbiamo solo 2, al momento, quindi due più probabili che ce ne fosse uno precedente che poi ha fatto demolire, inglobare, sempre che si voglia, della sua nuova struttura. I magazzini, quindi, come dicevo, sono attaccati, lo vedete nella piantina, alla zona del questo cosiddetto grande macello, che sono anche questi 10 di numero. Questa è la foto dell'epoca di Borchard, oggi come vedete rimane molto meno qui, non vi fate ingannare, non è la sabbia, cioè c'è la sabbia chiaramente, ma sotto non c'è pavimento, perché il pavimento è andato via, quello che vedete nella foto che ancora era conservato, oggi non c'è più purtroppo. E tra l'altro non ho messo una foto per pietà, ma qui tutta questa struttura che vedete qui, che sto iniziando con il mouse, che era la scala si viene ad accedere al piano superiore del magazzino, oggi non c'è più. L'hanno completamente spostato, hanno fatto un buco in 2 metri, non si sa la ricerca purtroppo di che cosa, e quindi oggi questa struttura unica con la scala non si vede assolutamente più. Siamo riusciti a salvare un pezzo della scala in calcare e l'abbiamo appunto portata, l'abbiamo messa da un lato, l'abbiamo portata al magazzino, perché probabilmente siamo sparirà ancora nel prossimo periodo. In ogni caso questa struttura, che comunque quando io ci documentava come era fatta la scala che c'era al piano superiore, non c'è più. Questa è la vedete dall'alto, che tutta la zona dei magazzini è questa, e è caratterizzata tra l'altro da questi portali in quarzite, quindi ancora una volta ritorno il materiale, che si vede da dietro. Uno di questi portali ancora reca l'iscrizione molto bene, il protocollo regale, vedete qui, con il nome di Nuserra. Questa è la pianta che abbiamo potuto fare, tra l'altro ho cercato di evidenziare vari colori diversi per far capire anche quello che rimane rispetto alla parte di sotto, in bianco. Tutta questa struttura per esempio murale, questi setti murali che Borchard aveva visto tra le varie cappelle, qui sul pavimento, non in alzata, ma sul pavimento c'erano praticamente le tracce delle visioni, oggi non ci sono assolutamente più. Quindi purtroppo anche qui la situazione è peggiorata un po' di più rispetto all'epoca di Borchard. Quello che però ci interessa è quando facciamo una comparazione con gli altri magazzini delle piramidi, per esempio dello stesso periodo, che sono anche quelli 10 di numero, notiamo che ci sono tutte le piramidi, sia quella di Saurati che quella di Nuserrati, sono quelle meglio conservate, due tipologie di magazzini. Una è quella che in questo caso si trova a sud, ed è caratterizzata da calcare grezzo con scale di secondo piano e senza l'iscrizione del protocollo legale, quindi con una semplice porta di chiusura, ma senza particolare raffinatezza. E queste sono le magazzini dove di solito si tenevano le fette alimentari. Invece i magazzini che si trovano sul lato nord, anche la piramide di Nuserrati, come non hanno, hanno una struttura del tutto simile a quella di Nuserrà, hanno degli stipiti che qui sono in basalto con il protocollo legale, nel caso di Nuserrà erano in quarzite, ma la differenza di materiale è ovvia, perché nella piramide c'è una simbologia di risurrezione che è legata al basalto, laddove invece nel tempio solare c'è una simbologia solare legata alla quarzite, e servivano a conservare, come lo stesso Borchard dice, i regalia, che sono i regalia, non sono le offerte funerarie, ma sono tutte le insegne del potere, che servivano a fare i vari rituali che si facevano all'interno del tempio. Immaginate anche scelte, corone, statue di progetti di culto, quindi anche statue o statuine o oggetti vari destinati al culto del Dio Sole. E la stessa cosa avviene anche nella piramide di Nuserrà. Noi abbiamo due tipologie di magazzini, una appena si entra, anche qui senza grandi fronzoli, diciamo così, sono sempre 10 magazzini distribuiti questa volta su 2 lati per le offerte alimentari. Un altro set di 10 magazzini attaccati alla camera principale, cioè quella delle statue del sovrano, che sono invece questi chiusi, ancora una volta da pilastri impazzite con l'iscrizione del faraone che è identico a quello del tempio solare, e che servivano ancora una volta, come dice anche Borchard, perché ha trovato l'oggetto di questi magazzini, per i regalia. Quindi possiamo immaginare che anche nel caso del tempio solare, questi magazzini, più che per le offerte alimentari, proprio servissero per la conservazione di altri oggetti molto più preziosi. E fra l'altro in questo senso ci viene incontro anche i papiri di Abusir della piramide di Pelicra, che ci dicono che ogni giorno, dalla residenza regale, offerte alimentari, in qualche modo pane e carne, andavano al tempio solare, venivano consacrati nel tempio solare, quindi possiamo immaginare che venivano appunto purificati magari in quest'area che vi ho fatto appena vedere, e poi offerti all'altare di Dio, e poi spostati ogni giorno verso la piramide, dove poi lì venivano conservati. Quindi questo ci fa capire che probabilmente il cibo non veniva conservato direttamente nel tempio solare, ma più probabilmente nella piramide del faraone, veniva solo mosso, potremmo dire spostato, dalla residenza, che sappiamo deve essere lì vicino nella parte a valle del sito, con tutta la struttura del palazzo regale, non molto lontana, mossa al tempio solare, offerta e mossa poi di nuovo alla piramide. L'altare è forse la parte più bella che si conserva oggi nel momento, sono queste 4 grosse lastre a forma di eter, come forma di segno geologico di offerta, con al centro un disco solare, ovviamente che richiamo
ed cioè sia soddisfatto, questo è evidente, e tra l'altro perfettamente orientata, le quattro lastre con i quattro punti cardinali, vedete, una è orientata perfettamente con l'ingresso, che è orientata a sua volta, come abbiamo potuto parlare facilmente, perfettamente sull'asse solare, l'asse est-ovest, tant'è vero che ai due solstizi, tra l'altro, il sole entra la mattina, sorge esattamente al centro dell'entrata, e quindi immaginiamo, essendo l'entrata all'epoca, il sole sorgere immediatamente sopra l'entrata, quindi creando questo effetto molto bello scenografico, come sapete bene, in tutti i tempi egiziani, e la stessa cosa avveniva poi al tramonto, dietro l'obelisco, quindi si creava anche un effetto visivo molto, molto interessante. E sulla traviata c'è poco da ragionare. Sulla parte invece sud del tempio, questa forse è la parte più interessante, perché qui abbiamo delle raffigurazioni, un grandissimo corpus di raffigurazioni. Questi due ambienti che si trovano subito prima dell'entrata dell'obelisco sono comunemente chiamati astronomicamente convenzionali, cappella e camera delle stagioni. Nella cappella abbiamo la raffigurazione della festa sette del sovrano, l'unica raffigurazione completa che abbiamo della festa sette, prima praticamente dell'epoca di Amenofi III e di Amenofi IV, quindi prima del nuovo regno, oltre mille anni dopo. E l'unica anche completa dell'antico regno, perché l'antico regno abbiamo solo dei frammenti di qua e là, dalle piramidi. Nella parte invece, nella camera attaccata alla cappella, che si chiama appunto Camera delle Stagioni, abbiamo la raffigurazione delle tre stagioni dell'anno egiziano, con tutta una serie di abilità che fanno vedere, che è anche essa un esempio unico nei monumenti regali di decorazione, perché queste tipologie di scene, quelle di scene naturali, quelle che le troviamo di solito nelle tombe dei rivali, e non tanto nella tomba dei monumenti regali. Soprattutto le troviamo, e questo anche quello che il tempio ha fatto un po' da rivista, nelle tombe posteriori a New Serra. Quindi se immaginate le grandi masse di Cateno, di Meleduca o anche di Tì, che sono tutte da New Serra in poi, fino all'inizio della sesta dinastia, è lì che compaiono queste prime scene, quindi probabilmente sono state prima messe nel tempio solare, e poi da lì si sono estese, potremmo dire, all'ambito privato, hanno fatto quasi da modello delle decorazioni private. Il primo spazio di 12 metri per 3, quindi uno spazio anche abbastanza piccolo, è quello della cappella, con le decorazioni della festa sette, oggi ho visto che dall'alto non rimane più nulla. L'occhio, anche se trovavano ancora in sito alcuni, sono stati tutti spostati, come dicevo, a Berlino, a Monaco, in una parte, e al Cairo, e solo prendere il Cairo, se non serve, qualcuno di Monaco. E davanti all'ingresso del tempio c'erano anche due bacini industriali, purtroppo molto danneggiati, sono sicuro che trovate all'ingresso del tempio, venendo dal lato est. Ho brevemente riassunto quelle che sono le tematiche della festa sette, però non voglio troppo dilungarmi sulla festa sette perché ci vorrei una conferenza a parte. Detto in due parole, forse già lo sapete, la festa sette è un rituale di rinnovamento della regalità, in senso lato, con tutta una serie di rituali che svolgiamo durante la festa sette. In particolar modo, vi ho riassunto i cinque aspetti principali della festa. La corsa rituale è quella famosissima che conoscete, che si trova poi l'unica che si trova da tutte le raffigurazioni dei monumenti egiziani, e poi altre scene invece minori, tra le ma minori non sono, come l'incontro fra gli dei e il re, la conta del bestiame e la consegna della fetta del sovrano, la purificazione e l'avvenimento del sovrano e la processione finale. Tutte mostrano degli aspetti fondamentali che ci dovrebbero, a mio avviso, far capire quello che deve essere anche il significato simbolico del tempio solare. Questo è il blocco del Cairo, per conservare il faccio di questa foto, e questa è la purificazione del sovrano. La cosa che mi preme farvi notare, tra le varie rituali, su cui non voglio poi soffermarmi, è che la maggior parte dei rituali della festa sette si svolge all'interno di questa struttura, che in termini cristiani si chiama Ahnecher, cioè letteralmente il palazzo del Dio o palazzo sacro. Anche qui discussioni molto aperte, c'è chi dice che fosse una parte specifica del palazzo reale, c'è chi come Arnold e come me pensa che invece fosse una struttura specifica che era destinata proprio alla celebrazione della festa sette. E poi ci fosse anche un Ahnecher del palazzo, sì, è vero, però l'Ahnecher del palazzo è chiamato e determinato in un altro modo rispetto a questo. Quindi questo dovrebbe essere proprio una cosa specifica della festa sette, che ha un'origine molto molto antica. Pensate addirittura all'epoca pre-dinastica e soprattutto alla prima dinastia, però lo faccio vedere dopo. Un'altra scena interessante è l'incontro degli dei con il faraone. Questi dei sono portati con fotografie degli stendardi, vedete qui la parte che ho sottolineato, e ancora una volta, potrebbe essere un caso, ma non credo tanto, sono 10 come numero dei bacini e dei magazzini per le offerte che abbiamo visto prima. E sono appunto, e raffigurano tutte le comunità principali. Probabilmente sono anche gli antesignani, ma su questo c'è ancora una discussione aperta, quella che sarà dopo l'Enneade e Leopolitano, quindi dei 9 grandi dei che formano più chiaramente, dei 10 che formano il gruppo principale di comunità. Molta parte di questo rituale, dentro la Ahnecher, si svolge in un altro ambiente che viene chiamato Peruru. La Peruru ha questa forma allungata che assomiglia molto all'entrata dei templi, e secondo molti studiosi,
questo sono abbastanza concordi, la per uno era l'ingresso del tempio. Ora, di solito si dice del tempio in generale, perché non del tempio solare, quindi è possibile che questo incontro simbolicamente, ricordatevi una cosa, la festa sede è una celebrazione che praticamente nel congresso non si svolgeva nei tempi, si svolgeva praticamente in vari luoghi, su più giorni, si parla di almeno una trentina di giorni di celebrazione della festa sede, e includeva grandi spazi aperti. Però è evidente che nel tempio solare, l'architettura del tempio solare, deve avere una funzione eterna. Quindi in questo senso, se noi troviamo degli aspetti, delle raffigurazioni anche architettoniche della festa sede che assomigliano ad ambienti del tempio solare, è lecito secondo me pensare che questi ambienti simbolicamente dovessero servire alla celebrazione della festa sede eterna, quella del, diciamo, della vita eterna del sovrano. E quindi non a caso abbiamo degli ambienti che ci si avvicinano moltissimo alla raffigurazione. La Useket, la vedete qui, non ho danneggiato, ma insegno è quello, e la Useket è la grande corte dove si svolgevano questi rituali, e la Useket di solito è la corte a cielo aperto, sia del tempio che della piramide, della corte davanti alla piramide. Ancora appunto il palazzo del Dio, raffigurato in varie scene, la punta del bestiame, un altro aspetto importante, e il sacrificio e l'offerta della carne, era, come dicevo prima, una delle pratiche estreme che si faceva nel tempio, come abbiamo visto anche, dicevo prima, anche la Bibbia Busir. La corsa rituale, questo è un altro dei frammenti che si conserva nel Cairo, della corsa rituale, vi faccio notare questa raffigurazione, che simboleggia una camera dove evidentemente il sovrano deve cambiarsi di abito prima di svolgere la corsa rituale. Vedete che questa cameretta si chiama Is, in realtà è anche il nome che vuol dire tomba, quindi è una camera che simbolicamente raffigura un luogo dove il re rinasce prima di poter svolgere la sua corsa rituale, quindi dimostrare agli dei la sua pienezza regale, di poter avere ancora la dignità regale. Questa camera è raffigurata anche in un altro contesto. Ora qui la discussione è semplicemente che molti studiosi hanno visto in questa camera il tempio solare, quindi il tempio solare è una specie di luogo di cambio, diciamo così, rituale di avviamento del sovrano durante lo svolgimento della festa sede. Secondo me invece questa camera è la camera, la cappella, la stessa camera dove c'era la raffigurazione della festa sede, da dove invece il tempio solare tutto è l'acme, cioè quella struttura che ho fatto vedere prima. Quindi il tempio solare tutto sarebbe, a mio avviso, raffigurato da questa struttura. E fra l'altro l'acme è una struttura fatta come un recinto, e il tempio solare è un vero e proprio recinto, culminante in questa decorazione, diciamo così, a pennacchi, che sicuramente c'era anche nel tempio solare, questo ce lo dice anche Borchardt, perché tutta la struttura del muro di cinta era decorata in questo modo. Borchardt ha trovato anche alcuni pezzi della decorazione fatta in questo senso, quindi è un ulteriore indizio di tal senso. La cosa che vi facevo vedere qui è che la processione della festa sede si svolge, e questo è interessante, il faraone viene portato su una lettiga che viene chiamata la barca. Quindi il faraone viene sostanzialmente assimilato al dio sole, come lo viaggia, quindi dopo la sua rinascita, perché questa è la parte finale della festa sette, dopo che il faraone ha concluso la sua rinascita simbolica, viaggia come il dio sole. Una barca solare è stata trovata effettivamente in mattoni, fra l'altro, oggi è tutta completamente sepolta, ma abbiamo fatto delle indagini geofisiche, abbiamo visto che c'è realmente la barca appunto sotto, quindi esiste ancora, almeno una parte di questa barca, poi penso che la dimostrare per andare a distruggerla ulteriormente, insomma, è lì. E dovrà essere fatta probabilmente in questo modo, secondo quelle che sono le descrizioni di Borchardt, quindi con pilastri centrali dove i due segni raffiguravano i segni dei seguaci di Horus, di Shem e Suher, che sono anche i segni che si vedono più volte raffigurati nella festa sede, nella celebrazione della festa sede. Quindi ho qui voluto riassumere un attimo per voi, brevemente, senza vedere tutto, quelle che sono le varie funzioni dei vari ambienti. A mio avviso il tempio solare poteva essere interpretato come un enorme, chiaramente un luogo di offerta per il dio solo, questo non si studia, ma anche una prospettiva più lunga, ultraterrena, come un enorme luogo di celebrazione e di rinnovamento della regalità divina, legato al faraone più che al dio sole, tramite il dio. Infatti, cosa succede? Che l'ultima camera, qui a sud, la camera della cappella, è la camera delle stagioni, dove, a parte le varie scene delle stagioni dell'anno, alcune sono a Monaco, alcune a Berlino, ancora per fortuna conservate, scene tra l'altro dai colori splendidi, ma le fotografie decisamente non rendono l'idea. A parte queste varie scene, la scena finale è interessante, le stagioni dell'anno sono personificate, anche questo è molto interessante, ma soprattutto c'è questa scena finale, quella del Dio Sole che riceve, lo vedete qui, la prima raffigurazione fra l'altro che abbiamo del Dio Sole con un senso antropomorfo, quindi con corpo umano e testa di falco, quindi è rara arte, ce lo dice qui la descrizione, davanti a cui si trova il faraone. Come vedete il faraone non è raffigurato, cioè c'è solo il nome di Orostoro e di Angelo Argento, ancorato di vita eternamente, ed era evidentemente raffigurato più basso, con lo segno di nomi, quindi ginocchiato,
potete immaginare solo così, non c'è altra ipotesi. È la prima scena che noi conosciamo nel Egitto in cui il faraone si inginocchia alle divinità. Una scena che poi diventerà molto comune, ma che in antichità non era affatto comune, perché il faraone aveva uno status evidentemente superiore, quindi non si faceva facilmente raffigurare in questo senso. È però interessante notare, su questo mi preme molto, che dopo questa cambia, il faraone si inginocchia, quindi potremmo dire simbolicamente che riconosce la superiorità, e lo riconosce con suo padre, ricordate che il faraone era sempre chiamato Sacra, il figlio di Ra, all'interno del camminamento che portava sulla sommità del basamento, c'è questa raffigurazione molto bella, il faraone con la corona Atef e con le corna, che è un simbolo chiarissimo su questo momento, cioè il faraone divinizzato. Ora, la cosa importante è su questo, il tempio solare è usato già in vita dal faraone, quindi non è come la grande. Quindi se il faraone si fa raffigurare all'interno del tempio solare come un essere divino, vuol dire che lui si vuole far percepire, almeno appunto politicamente, come un essere divino già in vita, prima ancora della sua morte, quindi prima ancora che poi possa accedere, come era ovvio, diciamo così, per tutti gli altri faraoni, alla divinizzazione. Infatti, lo stesso Nusenane, nella sua piramide, ha una scena simile, con lui che riceve la vita, appunto, dalla Dea Nefer, da Anubis, davanti a lui, e in chiave che è intermeraria, con una corona che non è la stessa, è diventata diversa, cioè le prime di Atum, e quindi lì è divinizzato, ma in chiave post-morte, invece è veramente divinizzato in chiave di vita, di avere vissuto. Se andiamo brevemente a guardare quelle che sono le funzioni nello stesso periodo, diciamo, delle piramidi rispetto al tempio solare, vediamo una complementarità di decorazioni. Nelle piramidi abbiamo soprattutto decorazioni legate alla rinascita simbolica del faraone, quindi re che ne ha allattato dalla Dea Sekhmet, offerte ai vari nomoli dell'Egitto che si recano, diciamo così, verso il punto centrale di culto del faraone, di Margani, per fare il tempio, per portare l'offerta e fedeltà del faraone, e soprattutto scene della vita quotidiana. Guardate come sono le scene della spedizione a Punt, che sono le prime che compaiono nella piramide di Sangre, o anche scene del faraone, anche qui aiutato dai dei che sconfigge i nemici, quindi il topos, potremmo dire, delle raffigurazioni, delle decorazioni. Le scene della carestia, sapete che c'è questo topos anche lì d'Egitto, paese prospero, della ricchezza e quant'altro, all'esterno, nel deserto, in cui insomma la carestia non si riferisce evidentemente a nessun esodo reale. Scene addirittura di prodotti esotici, gli orsi evidentemente non sono un animale tipo dell'Egitto, ma probabilmente vengono più dalla parte della Siria. Il faraone che compie altri rituali, e soprattutto i materiali usati anche nel momento del faraone sono principalmente il calcare, il granito in alcuni casi, il calcare e il basalto. E il basalto in particolar modo che è nero dall'idea della risurrezione, quindi post-morte, tutta la legata possibile, evidentemente, che si svolge nella piramide. E infine questa iconografia molto bella, questa del faraone che vedete qui in basso, questa è della piramide della Nefre, il faraone con il falco, il faraone come Horus, che vi ricorda chiaramente la statua di Chefren, molto più famosa. Quindi è evidente, non troviamo per esempio nei testi delle piramidi dello stesso periodo, quando si costruiscono anche i tempi solari, non troviamo l'affigurazione della festa sempre, non troviamo l'affigurazione delle stagioni, non troviamo in effetti l'affigurazione che hanno a che fare con la, è tutto connesso e collegato al faraone, che svolge i suoi compiti, potremmo dire, terreni, per poter poi avere la risurrezione dopo la morte e quindi assimilarsi a Ra. Ma nel tempio solare invece, tramite la celebrazione della festa sempre e la rinascita del mondo intero, quindi delle tre stagioni, il faraone si può invece assimilare direttamente a Dio. Ed è per questo che ho appunto sottolineato, per darvi un attimo un'idea, le due funzioni complementari, se vogliamo, diverse, ma certamente che vanno mette insieme, del tempio solare e della piramide. Quindi uno come luogo di, diciamo così, di identificazione del re come Horus, l'altro del re come Ra. Tenete presente che in nell'epoca di Nusenane abbiamo per la prima volta la raffigurazione della statua doppia del sovrano. Si è molto anche qui speculato, diciamo così, sulle identificazioni. Oggi si tende a pensare sulla scena di Dio che uno raffigurasse il re vecchio, diciamo così, morente, quello che il re ha mai aggiunto alla fine dei suoi anni, l'altro che rigiovanito, o se vogliamo anche il Ba e il Ka del sovrano, quindi la visione terrena e la visione ultraterrena, il re come mortale e il re come essere divino. E questo è un top, una raffigurazione, questa è la doppia stata del sovrano, che poi diventerà molto comune successivamente, soprattutto nel nuovo regno, ma nell'antico regno è la prima in assoluto che abbiamo due state che raffigurano due aspetti del sovrano, e manco a fare apposta è proprio nelle colonie occidentali. Cosa ci dice tutto questo? E vado a concludere ancora 10 minuti sulla storia politica, diciamo così, della Quinta Dinastia. Come sapete, la Quinta Dinastia è legata alla vicenda, alla storia, quando dire, per molti è un mito, in realtà, secondo me non è tanto un mito, del papiro Westcar, che ci parla di questa nascita favolosa, divina, dei tre primi sovrani della Quinta Dinastia, Usertapsau e Neferitra, che viene predetta da questo famoso mago Jedi al re Ewe. Ora sappiamo tutti che il testo del papiro Westcar è un testo molto più tardo, ovviamente della tarda, del regno, insomma addirittura degli inizi del nuovo regno, che però ha una base storica secondo me è indubbio, perché è evidente che la Quinta Dinastia veniva percepita già
non già, molti secoli dopo, ancora come una dinastia legata particolarmente al culto del sole, tanto che addirittura nel Nuovo Regno, o sono entrato nel Medio Regno, si dice che i Solani erano stati partoriti, diciamo così, direttamente da questo famoso accoppiamento tra una donna mortale, la moglie del sacerdote del dio là, e il dio là stesso. Una cosa che nel Nuovo Regno diventa comune, pensata da Cepsut e del Bahá'í nel tempio, dove lei viene generata appunto dalla nascita divina della madre con il dio Amun-Ra, sotto spoglie del re. E questa cosa si riflette perfettamente nel trend, diciamo così, di solarizzazione del sovrano. Nella quarta dinastia, voi vedete la pirata di Snefru e di Cheope, che sono quelle che più tutti raffigurano questo elemento, il faraone tende a solarizzarsi, il culto del faraone, anche la figura del faraone, tende a solarizzarsi, addirittura secondo alcuni lo stesso Cheope sarebbe identificato con Dio Ra, in vita, anche qui c'è tutta un'ampia discussione, e il nome della sua pirata, Orizzonte, chiaramente rimanda a questa identificazione con Dio Sole. E successivamente l'immediato successore di Cheope, i due immediati successori di Cheope, fanno il primo fa introdurre il titolo di Sara, cioè figlio del dio Ra, che è il capo comune, e il secondo, cioè Cheope, fa costruire la sfinge, che anche qui è un enorme tempio solare. Questo è il primo, e torniamo, non viene chiamato così perché chiaramente ha un altro nome, ma il significato è quello, cioè un tempio che c'era ed è orientato, infatti anche questo, vedete nella pianta di a destra, questo è il tempio della sfinge, perfettamente orientato sui quattro punti cardinali, come l'altare, ricordate, del tempio solare, e ha tutta una serie di rituali che si conoscono poi dall'epoca posteriore legati alle varie fasi del culto solare, diurno e notturno. E quindi nella quarta dinastia questa struttura, diciamo così, tutta l'architettura regale tende a evidenziare l'aspetto solare, l'aspetto assolutizzante, l'aspetto divino, se vogliamo, del faraone, che a un certo punto però evidentemente nella quarta dinastia deve essersi come interrotto. Sapete bene che l'ultimo sovrano della quarta dinastia, Cheopsestat, non fa più costruire una piramide, fa costruire questa strana costruzione chiamata Massa del Faraone, che era appunto una sorta di grande mastaba, nella zona sud di Saqqara. Tra l'altro, vista dalla piramide di Zoser e anche incredibilmente in mezzo alle due piramidi di Snefru, che erano sicuramente viste come un modello architettonico, e quindi anche qui la simbologia non deve essere evidentemente casuale. Cosa è successo? Che probabilmente alla fine della quarta dinastia si crea un'instabilità politica. Il sovrano forse già c'è, non aveva la piena legittimità dinastica. Il nuovo sovrano, Userkaf, che secondo alcuni sarebbe addirittura figlio di Cheopsestat, o fratello, se non mi sentirete fratello, in base all'assonanza dei nomi, secondo me non aveva invece niente a che fare con Cheopsestat, deve essere un'altra dinastia, un altro faraone che veniva da un'altra famiglia non regale, evidentemente non regale. Userkaf fa costruire una piramide che è completamente diversa rispetto alle altre, non ha più l'asse est-ovest, ma è costruita in maniera nord-sud, come le vecchie piramidi, quella della terza dinastia, dove c'è una scissione completa degli aspetti del culto del sovrano. Il culto delle statue, con tutta una serie di raffigurazioni, va sul lato sud, mentre invece sul lato est c'è una piccola cappelletta per il culto del re come dio Ra, quindi le feste funerarie che tendevano a celebrare il re come sovrano, come dio Ra. E soprattutto lo stesso Userkaf fa costruire, quindi lo stesso periodo del contemporaneo della piramide, un luogo dove invece si celebra direttamente il culto di Ra e il culto del faraone in associazione con Ra. Ed è anche qui interessante notare come tutte le scene che si trovano nella piramide non hanno niente a che fare con i due toros della festa Sed e con la raffigurazione, diciamo così, dell'anno egiziano. Abbiamo messo questo frammento che sembra far pensare alla raffigurazione delle stagioni, ma in realtà si tratta di una valuta dove il re probabilmente andava alla caccia, come anche la caccia nella valuta del toros, che poi si troveremo molto per raffigurare nelle dinamiche della sesta dinastia. Ed è interessante che Userkaf, che evidentemente non aveva legittimità dinastica, si ha costruito la sua piramide accanto a Zoser, in un luogo evidentemente molto, molto svantaggiato dal punto di vista architettonico. Vedete qui la piramide, questa attaccata proprio attaccata al recinto della piramide di Zoser, chi è stato in Egitto l'ha visto, lo sa bene, che è un luogo che tutti gli architetti dicono dal punto di vista architettonico era assolutamente sconveniente per costruire una piramide. Non c'è lo spazio necessario, la zona è molto impossata, siamo all'interno del famoso Dry Mount, che è questo grosso recinto naturale che circonda tutta la zona di Zoser. Quindi una zona evidentemente non proprio per costruire una piramide, ma lui evidentemente vuole dire che vuole riallacciarsi simbolicamente, forse perché manca questa legittimità dinastica, al grande sovrano Zoser, il primo che ha costruito una piramide, che aveva già, lo sappiamo benissimo, nella punta dinastia un certo valore simbolico, anche in Utep, che era stato forse anche già divinizzato all'epoca, e allo stesso tempo fa costruire un tempio solare. Quindi, come vedete, il tempio ha una funzione di culto, ma anche una funzione più banalmente, più esclusivamente di legittimazione del potere, attraverso la filiazione diretta dal re, l'identificazione del re come figlio di Ra e, se vogliamo, a sua volta come Ra, che poi nella chiave ultraterrena andrà a assinarsi con Ra, il faraone vuole legittimare il suo potere. E fra l'altro è stato ipotizzato che Userkaf avesse posto il suo tempio in quella posizione, perché immaginate che quando Userkaf arriva da Busir a costruire il primo tempio solare, non c'è nulla da Busir. A Busir è un sito vergine, quindi Userkaf è il primo sovrano, non ci sono gli altri tempi solari, non ci sono le piante, non c'è assolutamente nulla. Quindi lui sceglie questo sito in maniera un po'
apparentemente casuale. Secondo alcuni ci sarebbero degli allineamenti col tempio di Dionis, che era il grande tempio del Dio, della terza dinastia, quindi viene insomma accettato. Però basta, andiamo insomma tra l'altro, non sono io anche altri studiosi, è stato scritto molto in questo senso, non è assolutamente possibile una connessione visiva tra questi, sia perché c'era la curvatura della Terra che rende praticamente impossibile arrivare a questa distanza, siamo a 27 km tra questi siti, e soprattutto perché c'è la formazione, questa vedete al centro, del Mokattam, che è una grossa collina rocciosa che si trova appunto al caso, che avrebbe bloccato la vista tra i monumenti. Questa sarebbe la linea, no? Questa è la prima linea, è bloccata la vista da questa grossa collinetta, quindi non sarebbe assolutamente possibile una connessione visiva. E invece ho notato, questa è una cosa interessante, che il tempio di Userkaz si trova esattamente a metà strada, sono 10 km, che è anche una unità di misura, un inceru, sono 10 km e mezzo, tra le due grandi piramidi di Cheope e di Snefru, quindi tra Giza e Dashur. Potrebbe essere un caso? No, non credo, sia perché visivamente le piramidi erano visibili, vedete qui, queste sono le visioni della piramide di Cheope da Saqqara, e viceversa, si vede anche il tempio solare da Giza alla Dashur, e sia verso la piramide di Snefru. La piramide di Snefru non è direttamente visibile, come vedete, c'è una piccola, io ho fatto questa simulazione con il Google Maps, c'è una piccola collinetta che blocca la giornata della vista, ma basta spostarsi 50 metri più a sud dentro il deserto e la visibilità c'è, quindi evidente che il luogo doveva essere in mezzo e simbolicamente doveva essere percepito come un luogo posto in mezzo a questi due grandi sovrani, che più di tutti, stiamo parlando di un tempio solare, il faraone ha scelto quei due sovrani che più di tutti si erano solarizzati, diciamo così, avevano dato al punto solare l'apice, la maggiore attenzione, cioè appunto Snefru e Cheope. Altrimenti non c'è un altro motivo specifico, mancando un allineamento, mancando una sacralità del luogo, che almeno quello che sappiamo non era mai stato utilizzato prima, quindi perché usarlo proprio in quell'epoca, manca proprio che tipo di ragione per scegliere la Busir e non, per esempio, Saqqara per la costruzione di un tempio solare. Invece l'essere in mezzo e avere tra l'altro uno spazio vergine, diciamo così, da dedicare al Dio Sole, poteva essere una scelta evidentemente vincente nel tempio solare. Inoltre si crea anche una visibilità interconnessa tra i vari monumenti, cioè dal tempio solare si vede molto chiaramente Zoser e la piramide del faraone, e dalla piramide del faraone si vede Dashur, e dall'Ashur si vede il tempio, quindi sono tutti elementi interconnessi, e a nord la stessa cosa va verso la piramide di Cheope. Questa interconnessione, non sono io lo dico, sono tantissimi studi al riguardo, è assolutamente importante, cioè la percezione dei monumenti dal visitatore, dal popolo, che vedeva gli altri monumenti dalla valle, e anche quando si trovava, si recava, il popolo assisteva ai cerimoni, così non entrava nel tempio, si assisteva alla valle, quindi evidente che il popolo percepiva il monumento anche come una personificazione della regalità del faraone e della dignità del faraone, della dignità solare del faraone. E queste interconnessioni tra tutti i vari momenti più importanti sono assolutamente centrali. Vado a concludere, vi dicevo prima, che cosa sono gli Akhmesh? Nell'epoca predinastica, e qui Userkaz può essersi evidentemente ispirato a questo, la tradizione c'era già stata di separare un luogo che viene comunemente chiamato il tempio il recinto funerario dei sovrani, dalla tomba vera e propria. Ad Abydos noi abbiamo appunto i recinti dei funerali, la celebrazione di vari rituali, tra cui in primis la festa sede e la tomba. Dei monumenti sono separati, uno si trova nella valle, anche non visibile, l'altro invece si trova nella montagna, nel deserto, non visibile, l'altro invece i recinti funerali si trovano a valle, dove sono evidentemente vicini alla popolazione, e lì si svolgevano i rituali principali. Questi recinti funerari, che hanno la chiara intenzione di celebrare la festa sede e di associare il re agli dei, si chiamano appunto, vedete qui, sono tutti disegnati come Akhmesh, i palazzi degli dei, e hanno nomi vari: il compagno degli dei, il luogo degli dei, la collina degli dei, eccetera, eccetera. I nomi dei tempi solari sono gli stessi. Il tempio solare Userkaz si chiama la fortezza di Ra. Quindi, semplicemente al termine dei, perché in epoca predinastica si celebravano con il tempio tutti quanti insieme associati alla regalità, qui si celebra la regalità più diretta, cioè il legame più diretto tra il re e Ra. E non è un caso appunto che anche i nomi sono modellati. Quindi l'offerta per gli dei, il luogo degli dei, si sostituisce l'offerta per Ra, uno di tutti i tempi solari si chiama Keter Ra, l'offerta di Ra, la potenza di Ra, la gioia di Ra, eccetera. Quindi la funzione deve essere, a mio avviso, evidentemente la stessa. Quindi aver Userkaz ha separato i due aspetti, quello funerario e cioè quello del solare, e li ha messi in due luoghi evidentemente distinti, ma collegati tra di loro da tutta una serie di rituali, non mi vado a dire, ma si conoscono bene, per esempio, dalle papille possibili. Facendo quindi, andando avanti a Userkaz, ancora una volta c'è un tentativo di legittimazione. È interessante che meno i sovrani hanno legittimità dinastica, e più il tempio solare ha importanza nella loro struttura architettonica.
I due tempi solari che conosciamo sono quelli di user traffic e user A, che di certo, questo lo sappiamo appunto con una sua certezza, non erano sovrani legittimi. User traffic non era certo, user A era sicuramente il fratello del predecessore, e probabilmente doveva essere piccolo quando sale al trono, non doveva avere la piena legittima del nascita, tant'è vero che la madre, che vede qui la curata, che è una cosa seconda, e si fa addirittura, si dà si prende le segni regali, vedete questa federazione con l'Ureno, caso veramente unico dell'antico regno, e che evidentemente deve aver garantito la legittimità dinastica del figlio, che non sarà molto piccolo, è probabile che fra Neferefra, la cui piramide che è qui, e Shepseskara, che non sa bene chi sia, la cui piramide si trova appunto presso il tempo di Saurà, ci sia stata una non connessione cambiata, quindi ci sia stata una sorta di lotta interna dinastica. Alla fine, Nusserà, il fanciullo, grazie all'apporto della madre, che aveva preso anche la dignità regale per un certo tempo, riesce a diventare sovrano e a maggior ragione insiste sul legame con le sole, fino a quella volta per giustificare politicamente la sua regalità. E non è un caso, infatti, che questi due sovrani sono quelli che hanno costruito i due tempi solari più monumentali, degli altri non abbiamo veramente alcuna traccia al momento. E tra l'altro, Nusserà, vi faccio vedere questa foto, fa costruire per la prima volta, diciamo, all'epoca della quarta dinastia, le tombe dei grandi dignitari del regno, in qualche modo da Shepses, che è il visir, accanto alla sua piramide. Fino all'epoca, di solito, le tombe dei sovrani erano da Osiris, quelle di tutti i dignitari, compresi i visir, erano a Saqqara, quindi molto distanti, proprio per segnare questa differenza di rango che dovevano avere parlare dei suoi dignitari. Ecco, dove si trovano gli altri tempi solari? Sono state fatte variate ipotesi, chi dice addirittura a Saqqara, qualcuno ha detto a Tavoli della Rianna, qualcuno non sa bene dove, ad Abusir. In realtà, secondo me, uno, almeno nei tempi solari, si trova ad Abusir, esattamente dove l'aveva visto Nepsus, che nella mappa appunto del 1942 era segnato in mezzo ai tempi solari di Userfaf, questo e Userra, un'altra piccola costruzione chiamata piramide 16, lui chiama tutte piramide, anche il tempo di Userra è chiamato piramide 15, perché all'epoca appunto non aveva capito il tempo solare, che nella mappa di Morgan sparisce, non lo vediamo sempre quasi con un puntino. Andando a fare, di questo l'ho parlato tra l'altro anche a Pisa, proprio 5 anni fa, vi potrete andando a fare diciamo così delle indagini con le immagini satellitari sia con il Google, vedete molto, tra l'altro si vede anche bene se è andato poco, c'è una collinetta che corrisponde perfettamente a questa struttura che ha visto Nexus, che poi è circondata da radura, da piccola vegetazione sparsa, che le deserto è molto strana, questo significa che sotto ci devono essere delle strutture perché appunto si filtra l'acqua, quindi non va a perdersi in deserto e quindi l'acqua prende, poi ritorna in superficie, questa è una cosa che insomma sanno, e si trova molto bene anche segnata in questa mappa con le curve di rilievo della zona dove la collinetta, un oggetto, ha un'elevazione molto superiore, basta andare loro, si vede che è alta circa 10 metri, infatti sono circa 10 metri anche nella struttura topografica della zona più alta rispetto all'area a valle. L'area a valle è piatta di solito, quindi non ci aspetteremo di trovare una collinetta lì, come invece ci aspettiamo di trovarla nella zona più a monte. E infine dalle immagini satellitari di questo appunto andremo a occuparci in questo nuovo oggetto che è appena partito, quindi l'investigazione dell'aria. E lo scavo ovviamente si spera della zona. Ora questa immagine può non dirvi moltissimo, neanche a me all'inizio diceva, però mi hanno fatto notare che queste evidenze, le differenze di colore, tutta questa struttura qui, che sto evidenziando con il mouse, ci sono delle evidenze archeologiche nel sottosuolo, non evidentemente non a grande profondità, altrimenti non potrebbero riflettere le immagini radar, quindi si parla al massimo di 2 metri di profondità, e che corrispondono perfettamente a quella che era la famosa collinetta della piramide 16 che era visto già adesso. Quindi è probabile che si tratti qui di un tempio a valle, di un tempio solare, che evidentemente poi doveva essere situato nella zona del monte, però noi abbiamo delle belle collinette, ci sono proprio delle strutture anche molto ampie, che hanno tutto lo spazio a disposizione per avere almeno un tempio solare. Quale? Io mi aspetterei di trovare colline filicera, che è il terzo tempio solare ad essere costruito e che è l'unico che viene ampiamente citato nei papiri di Abusir e soprattutto dai sacerdoti, abbiamo un numero enorme di sacerdoti che servivano a questo tempio e in questo tempio non rimane nemmeno una pietra. Niente più simile che in linea dinastica diretta, Userkat il primo, userà e il quinto, e il terzo possa essersi messo in mezzo, non mi aspetto niente di diverso. E quindi spero che nel futuro saremo in grado di andare a lavorare sul sito. Vi ringrazio. Siete bravini. Allora, abbiamo tempo 10 minuti per qualche domanda. Avete delle domande da fare? Qualche curiosità o qualcosa che non vi ha convinto? Qualcosa che volete approfondire? Lo so troppo chiaro. Ma mentre loro pensano, io avevo una domanda. Nel senso, due domande. Una, il tempio che avete trovato, il tempio o la struttura che avete trovato, la solita, la famosa solita che avete trovato di sotto del tempio di
Avete delle evidenze di datazione o potete no. immaginare almeno quanto prima risalisse oppure? No, in realtà non abbiamo evidenze di datazione, però Borchardt ha, quando stava il tempio, ora non ho le immagini, ha trovato una struttura in mattoni. Sì. La parte centrale della corte, siccome la corte è aperta e non ha più la pavimentazione, porta da lì, giustamente, è in profondità, quindi per non rompere, è un conservato, ha trovato un denti, tra ci sono le foto dell'epoca, di una struttura in mattoni precedenti, e lui dice questo è un altro tempio solare precedente, che era allineato, la prima entrata era quella, ricordate quella breccia nel muro che si vedeva nella foto. Ora questa soglia mi sembra confermare le ipotesi, assolutamente, non sono d'accordo con questo senso assolutamente con Borchardt, che sia un tempio solare precedente. Quale io penso che sia quello di o di Saurà o di Nefertra, secondo me è più Saurà. Quindi fa costruire al di sopra di un suo predecessore. Sì, invece di sopra. Però perché? Perché evidentemente, e su questo ritorniamo alla politica, la famiglia di Nusserrà, diciamo così, non era la stessa famiglia di Saurà. E quindi rilascio anche alle varie idee che sono state fatte. Alcuni vedono una continuità dinastica, molti con un'altra serie, diciamo, una serie di dati, vedono invece una rottura. Quindi dicono la famiglia di Saurà non è la stessa di Neferitka, e poi il padre sicuramente riuscirà su questo, non ci sono dubbi. E quindi Neferitka e Sovrano, come si arriva un rivale, uno più facile che ci fa costruire sopra, quindi si gira il tempio che già c'era e lo riusa per farci il suo. Anche perché, però, che non abbiamo, in archeologico non abbiamo nessuna evidenza. Borchardt ci fa vedere queste foto del supermatoni, non ha trovato ceramica, non ha trovato nulla. Noi abbiamo fatto dei piccoli saggi, abbiamo fatto solo questa soglia e qualche frammento di ceramica umana, nulla che c'è di quello che stiamo parlando. Gli elementi precisi per dire sì, datazioni no, non ce ne abbiamo, però a me sembra più che logico pensare che possa essere un tempio precedente. Sarebbe utile in questo momento scavare la retorno, però non è stata mai scavata nella porta, e capire magari meglio cosa ci può essere. Però mi sembra evidente che ci possa essere una continuità in linea dinastica, cioè si andavano a spostare verso il nord, e da Userkraft andavano verso nord, dove c'è lo spazio disponibile, e invece a sud avevano i piani. E su questo mi sembra anche evidente perché il tempio solare è andato come Heliopolis a nord, la pirata è un simbolo di Osiride, un simbolo di risoluzione di Assud, perciò piuttosto di la loro posizione, una a nord, l'altra a sud, non mi fa nessun problema, non crea nessun problema. Sì, era per curiosità per capire se effettivamente aveva utilizzato. No, l'idea era che avesse utilizzato qualcosa di precedente, di dinastie precedenti. Quella soglia così monumentale non deve essere la stessa, mi sembra la stessa dinastia, sono le stesse soglie che abbiamo anche da Musica, per esempio, una soglia molto simile si trova nella grande Nefertra, quindi non so bella soglia in calcare, la calcare perché calcare è bianchissimo, quindi molto molto bella, però no, da elementi di relazione che possiamo dire con ci avete qualche curiosità? Io ho una curiosità, avevo letto che la piramide di Nusra, essendo vicina a quella di Nefertra, ha poi intercettato anche la rampa. Sì, la rampa, sì. Si vede anche nella cartina. Sì, sì, sì. Quindi è comunque ancora così. Ci sta forse che lui, non facendo i suoi scrupoli, ad utilizzare anche la rampa processuale. E padre. Costruisse anche sopra il tempio solare. Sì, sì, no, ci sta benissimo. Diciamo, di solito i templi si tende, insomma, un po', diciamo, un trend generale che non sempre succede così. I faraoni tendono magari a non completare i templi dei predecessori, ma non nemmeno a distruggerli, una sorta di rispetto. A meno che non ci sia una chiara dannazione memoria, come nel caso di Akhenaten, dove invece si è dovuto ovviamente distruggere nei monumenti. Però è chiaro che Nusserrà deve avere una certa fretta, questo sono interessanti, di legittimarsi. E questo è sicuro, Nusserrà era piccolo quando stava il trono, deve essere davvero piccolo, e non era evidentemente una posizione più forte, perché c'erano probabilmente altri pretendenti al trono, c'erano altri membri della famiglia regale che potevano avere maggiori chance. E quindi lui cerca evidentemente di riutilizzare, di riaffermare subito con quello che già aveva la sua legittimità dinastica. Addirittura riutilizzare la rampa, in questo senso potremmo vederlo non come lo vediamo noi, come una sorta di riciclo quasi per virgolette dei materiali precedenti, ma come riallacciarsi. Cioè io sono il legittimo erede di mio padre, addirittura mi riallaccio alla sua piramide. Infatti guardate che la piramide è posta in questa zona, non l'ho detto, ma non lo sapete, questa zona è avvallata per le piramide di Saurà, qui e Nefertra, una zona anche questa assolutamente scomoda dal punto di vista architettonico, che tra l'altro gli ha costretto a fare il tempio storto, il tempio di Nusserrà è a L, quindi non è lineare come tutti gli altri tempi delle piramidi, e a riallacciarsi all'altra rampa, quindi un po' per utilizzare il senso di continuità del tempio precedente, un po' perché evidentemente era l'unico spazio che rimaneva da così. Quindi pur di non lasciare il campo funerario che gli era proprio, perché appunto era figlio di Nusserrà, preferisce farsi una cosa più piccola, uno spazio più limitato, ma avere una chiara simbologia, e invece concentra tutto nel tempio solare. Se andate a vedere il tempio solare, molto più belle le decorazioni del tempio solare sono molto più belle di quelle della Petrarca, un po' quasi come fattura,
proprio artistica. Quindi è evidente che quello mi servisse forse anche di più della Pirante nell'ambito della sua legittimazione politica. Però sì, che lui possa aver utilizzato un tempio non fa specie, non crea problemi, soprattutto se un tempio di un sovrano rivale e non magari legato alla sua. Il problema è che non sappiamo se Saura era il padre di Nefelita o il fratello, o addirittura che non ci fosse nessun tipo di relazione. Non è molto chiaro. È stato appurato, prima si pensava, si dava maggiore credito al famoso papiro Westcar, quindi si diceva che Userkaf, Saura e Nefelita potessero essere effettivamente dei fratelli. È stato sicuramente appurato senza un po' di dubbio che Userkaf era il padre di Saura, quindi su questo non ci sono dubbi, ma tra Saura e Nefelita la relazione rimane totalmente aperta. E secondo me ci sono tutti gli indizi per pensare che fosse un fratello. Abbiamo un'altra domanda? Allora, se ricordo bene, l'ultimo due re della quinta dinastia erano il Paraesti e il Unasi. Ci completamente trasferimento dal culto di Ra verso gli anni di Euclide, sì, esatto. Ma non c'è una linea, così, un trasferimento del tempo direttamente? Si vede che, se ricordo bene, la prima scena di Euclide si parlava del Paraesti e poi della Terra di Euclide. Sì. Sembrerà, sì, probabilmente, però, per la lingua è gente antica, ma il perché? Perché dell'emergenza di Euclide? Trasferimento direttamente, ok? Allora, la questione è un po' complicata, nel senso che ci sono vari motivi. Il primo è di carattere proprio più schiettamente politico. Già con il sovrano abbiamo un trend di diminuzione del potere sovrano. Questa è un po' una cosa basilare. Più il sovrano insiste sulla sua divinità, diciamo così, e meno è forte politicamente. È sempre così. Più io ho bisogno di legittimarmi, più significa che non ho il controllo totale dello Stato. Questo vale anche, volevo dire, oggi, nella politica tutti i giorni. Quindi più io cerco questa legittimazione politica, e meno ce l'ho. Perché evidentemente, se io l'avessi, pensate a Cheope, che era o a Snefo, che sono totalmente padroni, diciamo così, dell'Egitto. Non hanno bisogno di insistere su altro, se non sulla loro assoluta divinità. E ci riescono, se vogliamo, tutto sommato bene, perché appunto evidentemente devono avere un controllo dello Stato totale. Già nella quinta dinastia questo non succede. Sappiamo per esempio che Userkaf è il primo che fa sposare, questo è indicativo, sua figlia ad un non reale. Quindi dà di sposa una figlia ad un personaggio non di sangue reale, cosa che non era mai successa prima. Con Userkaf addirittura questo, cioè, c'è un vero e proprio trend, il professor Barth, tra l'altro nel momento in generale si occupa di questo, del periodo di Userkaf, tutte le fonti storiche, lui ha scritto un articolo molto bello. L'evidenza è che questo trend di matrimoni di figlie del re e anche di membri della famiglia reale con persone non legali, nelle volte di Userà esplode. Ci sono ben 7 casi, cosa assurda, evidentemente Userà non ha il potere stabile, deve cercare di legittimarlo con i grandi notabili dello Stato. E evidentemente a questo si richiama anche il concetto di Osiride. Osiride era un dio già molto in voga. Nelle formule di offerta funeraria private, non legali, nel punto di vista legale Osiride può fare nella mia ricerca, ha detto lei molto bene, poi adesso le piramidi sembra appunto il dio principale quasi, anche perché lì siamo una chiave di risurrezione funeraria, quindi niente così per avere una posizione superiore. Però nelle forme d'offerta funeraria, almeno a partire dall'epoca di Userkaf, secondo alcuni da riferisca, però in realtà le prime forme di Osiride le abbiamo sicuramente, secondo me, dall'epoca di Userkaf. Quindi Osiride è un dio privato, se vogliamo, che viene forse da un contesto privato, che viene poi assimilato dal sovrano. Perché il sovrano evidentemente non può lasciare nelle mani private, tra virgolette, una figura così importante. Che evidentemente, immaginate, la faccio per farvi capire meglio, il culto dei santi. C'è un culto di un santo attualmente che è molto in voga alla gente, chi sta al potere cerca di farlo proprio, in modo di assimilarsi a questo santo e quindi di avere una maggiore base politica. La stessa cosa deve essere avvenuta per Osiride, che evidentemente era già particolarmente sentito, importante, venerato in ambito privato, e in qualche modo associato all'ambito ultraterreno della risurrezione, perché non è ben chiaro, ma dovrebbe essere associato a Henry Ventino, che è il dio di Abydos dall'epoca dinastica. Poi i passaggi però non sono tutti così chiari, come dicevo, e quindi evidentemente a un certo punto si decide che questo Osiride deve entrare a far parte del paradigma legale, perché è troppo importante, troppo utile forse anche per poterlo lasciare così. E infatti nei testi dei piramidi là rimane lì, non c'è dubbio, non può scomparire, non scomparirà mai come dio principale, però evidentemente Osiride ha un aspetto fondamentale. E poi c'è anche da notare un'altra cosa, questo ce lo fanno capire anche i testi. Ci sono tutta una serie di aspetti, diciamo, del culto solare, che sono lunari, sono legati alla luna. E per esempio, nei testi del tempio solare di Userkaf, il tempio a valle, c'è una grandissima iscrizione, che purtroppo non si conserva più anche questa, che ci dava tutti i giorni di festa, quindi il calendario festivo dell'anno egiziano. In questo calendario ci sono tutta una serie di feste che sono legate all'anno funerario e lunare. Se si fa vedere bene la divisione, sono poche in realtà le feste solari, sono più quelle funerarie e lunari.
Quindi Mattia, per esempio, Ferrano Mattia ha ipotizzato proprio di recente un articolo del 2012, e secondo me ha piena ragione, che Osiride avesse anche in parte, se vogliamo, preso alcuni aspetti del culto lunare, che era l'altra faccia poco sviluppata, diciamo, del culto solare. Per farvela capire meglio, il culto solare non può limitarsi solo a quando il sole si vede. Cosa succede al sole quando il sole va giù? Il sole muore, perché poi rinasce il giorno dopo. Il nuovo regno, questo è molto chiaro, i testi dei morti elaborano tutta la teoria, appunto, delle ore notturne, delle 12 ore della notte e del giorno, libro delle porte, libro dell'antuato, quindi viene tutto specificato nei minimi dettagli. Ma nell'antico regno, evidentemente, il problema deve essere sentito. Il sole scompare la notte, dove va a finire? Che succede al sole? Chi lo prende in consegna? Perché il sole, appunto, muore, vogliamo, si rigenera, come si rigenera? E tutti questi aspetti, che a noi sembrano banalità, per loro erano assolutamente fondamentali, perché per loro, quando il sole scompariva, era a rischio la vita stessa dell'Egitto. Se il sole non risorgeva il giorno dopo, e non era affatto scontato, l'Egitto poteva scomparire, poteva distruggersi. Quindi questo aspetto cosmico era fondamentale. E questo aspetto proprio del sole, diciamo così, notturno, non è molto sviluppato. Nei testi, nelle feste, non si dice veramente quasi nulla riguardo. Quindi Mattia ha ipotizzato che, appunto, Osiride avesse un po' sopperito a questa mancanza. Quindi Osiride spiegava bene che cosa succedeva al sole durante la notte. Il sole era come Osiride, cioè moriva, poi doveva risorgere e, appunto, si rivedeva il giorno dopo. Quindi Osiride va a completare, se vediamo, la parte mancante del culto solare. E per questo quindi viene molto bene anche al faraone, che poi con Unas lo inserisce nei testi delle piramidi, che dà, diciamo così, una forma più compiuta, più precisa, ecco, più generale. Grazie. Spero di aver risposto. Grazie. Altro, un'altra domanda? Ce l'avete? Tu hai due domande, non hai fatto tu. Non è che mi avete risposto, se avete fatto solo salvi o se avete fatto degli scavi, metto avete fatto delle cose. L'ultima missione sì, ho fatto qualche piccolo salvi di pulizia, ma poi prima le salvi e la scala. La scala. Volevo chiedere gli obiettivi, della missione di Osiride. Che parte già detta alla fine della tua presentazione sul tuo progetto? Il progetto nuovo. Gli obiettivi sono principalmente tre. Uno è di cercare di ampliare il quadro dello studio, diciamo, di strutturare tutto l'antico regno, quindi partire quando era la dinastia, arrivare fino alla sesta, e riquadrarlo nel fenomeno più generale dell'antico regno. Qualche indizio qua sarà già dato nel mio libro, appunto, che andrà a uscire alla fine dell'anno, però non mi sono potuto dilungare più di tanto, perché sennò diventava un mattone gigantesco, già ve lo posso, come dicevo ieri, era già abbastanza numeroso, consistente. E l'altro è creare e cercare di identificare gli isolati. Questo potremmo dire. Nel progetto in realtà è il secondo obiettivo, ma io direi quasi il primo, perché è evidente che se noi vogliamo andare avanti nella conoscenza dei solari, riscavare sempre più solari ci serve, non c'è dubbio, lo stiamo facendo, ma non ci può dare, secondo me, la chiave di volta per capire qualcosa in più. Se noi trovassimo uno in più, sarebbe ovviamente una scoperta importante, a parte la scoperta archeologica insieme, perché ci potrebbe dare delle evidenze, per esempio, di papiri, magari non sarà nel tempo, perché no, che potrebbe darci delle indicazioni in più, o anche semplicemente confermare, è una cosa importante, questo non ve l'ho detto, ma moltissimi studiosi Kaiser, il primo, e poi Stadelman fino al 2000, hanno scritto articoli dicendo che gli altri tempi solari non esistono. Perché Userkamp, il tempo solare di Userkamp, sarebbe stato riciclato, diciamo così, a proposito del riciclo di cui parlava anche la ragazza prima, dai suoi successori. Quindi il tempo di Userkamp sarebbe stato riusato da Sora, poi da Neferiskara, poi la Nefer non ha fatto il tempo, ma era solo consacrato, questo tempo. Chiaro, poi userà e poi Mencauro, che fra l'altro è l'ultimo solano che costruisce un tempio, non si sa bene né dove l'avete situato. Secondo alcuni sarebbero stati quindi usati, quindi ne avremo solo due per farla bene. Però questo è impossibile, questo l'avevo già scritto nel 2007, perché ci sono due sacerdoti che vivono all'epoca di Teti, molto dopo, e che menzionano che erano stati sacerdoti Emnecer del tempio di Userkamp, Neferiskara e userà. Quindi Neferiskara e Userkamp non possono essere lo stesso tempio, perché sono citati con due nomi diversi. Cioè, l'anno dopo, è evidente che Neferiskara non poteva averlo riutilizzato, altrimenti questo sacerdote avrebbe detto che era solo del tempo di Neferiskara, che con Userkamp era già stato distrutto. Nel Sinai c'è un'iscrizione di Cercara, che parla di una specie di grande evento miracoloso, non è nemmeno ben chiaro, ma parla di una pietra, di un testo miracoloso ritrovato sull'altare del tempio solare di Userkamp. Anche qui, se il tempio era stato utilizzato, perché Cercara lo menziona? Quindi ci sono questi due casi che sono, secondo me, anche se poi non sarà anche molto criticato, però secondo me sono talmente palesi e la palissiani, non può essere un tempio che è stato riciclato da altri. Quindi da dove Saura ha regnato forse pochi anni, oltre il tempio solare non era nemmeno così grande, non sappiamo, forse poteva essere addirittura quello sotto il tempio di Userà, per esempio, e poi Userà ha fatto distruggere, però Neferiskara deve essere da qualche parte, perché se lui lo cita ancora all'epoca dei tempi, da qualche parte deve stare sul tempio. Invece fare una salve intorno ai tempi funerari per vedere che cosa c'è.
Le tempi orari sono diversi da processi. I tempi solari, diciamo. Allora, quello di Gutenberg, quello di Museo, tutta questa zona qui, la salve l'abbiamo fatta, però la risoffice. Sì, ma avete fatto anche salve Giovannini? No, quella dobbiamo fare, che sono progetto. Quello sarebbe interessante far vedere che cosa c'è tutto intorno. Perfetto, esattamente. Quello delle barche, io vorrei capire se c'erano altre strutture, se c'era anche solo gli accampamenti di chi aveva costruito questi tempi. Certo. Potrebbe essere qualcosa che dà al di là del nuovo tempio, però potrebbe essere una cosa molto interessante vedere assolutamente sì. Intorno. Ma infatti stanno nel nulla questi tempi, no? Questi sono. Sì, perché stanno nel nulla, ecco, se faccio vedere l'immagine di Google. L'importante è gli altri avevano. Ecco, allora, se vedete l'immagine di Google, cioè questa piccola collinetta che non valle, è dietro, è la figlia vorrei partire, perché qui se facciamo immagini giovani niente. Le strutture si vedono già dal satellite, quindi significa che stanno non più di 2 metri di profondità, come ho detto prima, questo ce lo dicono gli esperti, se no non avrebbero quella riflettenza. Quindi fare un'indagine geometrica che partire da piccolo scalo ci fa capire che cos'è. Perché se io qui trovo un tempio a valle, come io mi aspetterei onestamente, e allora evidentemente il tempio a valle deve essere a valle di qualcosa. Quindi poi posso andare a Buddha e cercarlo anche meglio. Qui che cos'è? Per cui perché qui quando nell'ultima immagine che ho fatto vedere c'è quello del colore, c'è qualche cosa. Sì. E questo qui che cos'è? Tu guardi questa immagine qui. Se fai questa zona? Sì, mano in qualche mano, sì. Che sarebbe questo, giusto? Questo è Utrecht. Questo è Utrecht. Ah, questo è Utrecht. Quindi la questa è il tempio a valle di Utrecht. Ah, ok. Questa è l'area che si vede. Allora, questa è la linea qui che si vede. Qui va sopra. Questo è il muro. Il muro cos'è? Questa è una collinetta. Allora, la riflettenza di questa collinetta, qui si potrebbe vedere qualcosa, come vedete. Però questo non è detto che sia una struttura, è semplice motivo che perché mi hanno spiegato diciamo, gli esperti che lavorano con noi nell'analisi delle immagini satellitari. Come qui c'è una pendenza, la pendenza è molto pendente e il radar riprende da destra. Riprende da destra. Se riprende in questo modo, quello che a noi può sembrare una struttura, in realtà è semplicemente la pendenza, che ha una diversa riflettenza, perché a seconda degli angoli di inclinazione riflette diversamente. E quindi quello potrebbe non essere niente. Però qui, dove la zona è più piatta, la riflettenza deve essere più precisa. Se ci sono queste strutture qualcosa ci deve essere. Sì, puoi tornare all'immagine. La nera? Sì, quella lì. Quindi magari quella collinetta che si vedeva, quella lì è la montagna. Questa è Utrecht, no, questa è Utrecht. Questa è la collinetta non questa, no, questa è la collina a Pavia. E si vedono qui tutte queste strutture. Però se ci fosse stato un tempio, la cosa a palle è qui l'area dove dovevo aspettare di trovo qualcosa, no? Aspettare più sopra, qua sopra. Sì. E se tu vedi la pendenza delle rampe, allora questa parte qui, vedete il mouse? Questa zona che sto indicando è quella che corrisponde alla famosa piramide di Lepsius che abbiamo visto. Con l'inclinazione della rampa potrebbe arrivare fin quel punto qui potrebbe starci. O al massimo in questa zona qua, considerando la pendenza della rampa. Qui invece potrebbe starci per un altro tempo, però non sarebbe collegato, perché andando con la rampa a valle, andremo in questa zona qui. Tra l'altro siamo molto vicini al tempo di Usaka. E non c'è niente di come riflettenza c'è meno, non vuol dire che non ci sia, potrebbe essere magari anche semplicemente più profondo, perché non si vede. L'altra ha un'immagine straordinaria, ma anche un limite, circa 2 metri di profondità riesce ad arrivare, per le caratteristiche delle parti. Sì, se fate con la resistività, nello geofisico con il magnetometro, con il magnetometro, no? Sì, sì, decisamente. No, questa infatti è un'ultima. Basta un po' di ceramica. Lo dovevamo fare già l'anno scorso, come dicevo ieri, ma purtroppo non ci hanno fatto la validazione, quest'anno speriamo che ce l'abbiamo. Perché poi quando inizi sai bene all'inizio che dobbiamo fare, mi consiglio lo strumento e dico, oddio, che cos'è? Spie militari. E quindi diventa sempre più complicato. Ora se riusciamo ad avere questo permesso. Facciamo che non abbiamo un'altra verità per nuzzolo, facciamo che evitiamo di mettere sul sito verità per nuzzolo. Va bene, se non altre domande, se non ce ne sono più, io ringrazio di nuovo Massimiliano. Grazie a voi.